Con Rebecca Gariboldi, Silvia Persico, pronti? Partite le ragazze, partite, prima prova in diretta, rettilineo lungo Luca, poi questa S a cui bisogna prestare attenzione. Sì, infatti arrivano con molta velocità e poi girano dentro quasi da fermi, quindi adesso però è asciugato un po' anche l'asfalto, quindi riescono a fare la curva un po' più velocemente. Gaia Realini, la prima ad affrontare la S, subito alle sue spalle Asia Zontone, le prime due che sono transitate nella S, adesso si addentrano per i vigneti del Prosecco, classico percorso di gara del ciclocross del Ponte. Sì, una bellissima partenza anche della ex campionessa europea Chiara Teocchi con la maglia ancora Bianchi che ha fatto una bella partenza e lì in mezzo ancora. Adesso si allungheranno un po' tutte queste ragazze, soprattutto in questo pezzo perché c'è un po' di fango davanti ai box e quindi si distende un po' tutto il gruppo. C'è anche Francesca Boroni, terza posizione per la ragazza toscana della Sella Italia Guerciotti. Pregevoli prove per lei quest'anno, una continua crescita e sono tante e giovani. E qui la contropendenza, Luca. Sì, la scelta diversa della Bulleri di scendere bassa, la Realini è stata alta, vedete che a livello di tempo non hanno perso tanto, però è uscita un po' più forte la Realini, quindi ha preso qualche metro di vantaggio. Silvia Persico anche lì davanti nelle prime posizioni, Gaia Realini comunque prendendo quella traiettoria alta ha guadagnato qualche metro, adesso la Baroni alle sue spalle, la Bulleri ancora, una scelta ben precisa quella della Bulleri, viene scavalcata dalla Persico. Sì, probabilmente ha provato queste traiettorie basse perché è scesa sempre e poi è risalita a piedi. La Baroni invece non ha staccato i piedi, quindi piedi chiusi, piedi allacciati, agganciati e quindi molta sicurezza. E qua vanno a scorrere le prime della classe. Dicevamo, gara veloce, Luca, quest'oggi. Sì, gara molto veloce, ieri ho provato anche il percorso per capire, ci sono solo due o tre curve un po' insidiose, che c'è un po' di fango, però niente di che, si scorre veramente tanto. Tanto è vero che a livello di gomme tanti hanno scelto addirittura il mille punte, la gomma più scorrevole che c'è in gamma. Quindi si sono adeguati i meccanici, c'è stata anche parecchia indecisione su quale coperture adottare, anche perché non si sa mai quale sia la tenuta del campo gara. Sì, non si sa mai la tenuta del campo gara, ma soprattutto anche cambia un po' a livello di guida, di sensibilità. C'è chi preferisce avere una gomma e sentirla, sentire il rendimento e soprattutto la tenuta in curva, e c'è gente invece che preferisce avere delle gomme scorrevoli, quindi va un po' più piano sulle curve e sfrutta di più la velocità. È sempre Gaia Realini a fare l'andatura con la Baroni attaccata praticamente alla ruota, sono entrambe under 23. Sì, la Realini, come abbiamo sempre detto nelle gare commentate, ha molta molta grinta. Il primo anno non ha subito tanto il passaggio da juniores a under 23, è una bravissima lottatrice, sempre lì con tanta tanta grinta. Poi Zontone Persico e Gariboldi alle spalle della coppia di testa, ma non ci sono grandi distacchi. Di solito quando un percorso è veloce è difficile fare la differenza. Adesso Sì. vedremo se sarà gara equilibrata. Poi, ad esempio, noi veniamo dall'ultima prova del Mastercross nella splendida cornice di Brugherio, dove non era certo un percorso veloce, eppure c'è stato un grandissimo equilibrio in tutte le categorie. Sì, su un percorso così bisogna stare attenti anche a non sprecare troppo, soprattutto all'inizio, non fare troppi fuorigiri, cercare di tenere un po' le energie, perché ci sono tantissimi rilanci, quindi la velocità è alta, però bisogna sempre scattare e tenerla su. Quindi diventa comunque un percorso duro dove sei sempre alla canna del gas. Fosso per la Baroni che ha sopravanzato Gaia Realini, Francesca Baroni davanti, la Realini dietro, tra l'altro partita molto bene tra le juniores anche la detentrice della maglia di leader della classifica generale del Mastercross, ovvero Carlotta Borello, che è Sì. lì nel drappello di testa, è proprio alle spalle di Rebecca Gariboldi. Carlotta è una stradista, quindi oggi è il suo habitat naturale. È una ragazza che tra l'altro quest'anno sta andando veramente forte, avendo fatto tanta strada, è lì che sa gestire un po' queste situazioni molto molto veloci. Ecco, secondo fossato da superare.
qui è obbligatorio scendere dalla bici. Sì, è obbligatorio, tra l'altro c'è un fango incredibile in questo fosso, quindi bisogna cercare di non mettere dentro i piedi nel posto più profondo, perché vai giù 20 centimetri nel fango. E qualche metro l'ha guadagnato Francesca Baroni, qualche metro l'ha guadagnato, splendido periodo di forma per Francesca Baroni, una costante crescita la sua. Sì, poi vedete la classe di questa ragazza, rilancia, fa correre molto meno la bicicletta sulle curve, quindi ha molta molta velocità, sicuramente è la più quotata di questo gruppo. Andrà in Coppa del Mondo con prove di grande esperienza da fare, prima Namur e poi Zolder, entrambe le prove verranno trasmesse da Rai Sport. Per fare esperienza queste ragazze è importante, è bello l'impegno che ci mettono anche al di là della nazionale le squadre singole per supportarle in questi impegni internazionali, per farle proprio crescere. Sì, infatti queste ragazze sono supportate tanto dalle squadre, dai team, e andare in Coppa del Mondo soprattutto a livello femminile gli aiutano le squadre, vanno come team, mentre gli junior vanno obbligatoriamente con la nazionale, con la maglia azzurra. Ricordiamo che il ciclocross, non essendo sport olimpico, logicamente in seno alla stessa federazione, soprattutto nell'anno olimpico, è logico che possa ricevere meno attenzione rispetto agli sport che invece poi a Tokyo saranno rappresentati e potranno portare delle medaglie. L'abbiamo sempre detto, il ciclocross è uno sport invernale, quindi dovrebbe far parte delle Olimpiadi invernali, però sono poche le nazioni in cui ci sono atleti di alto livello e non sufficienti per far sì che possa neanche pensare di diventare uno sport sperimentale nelle prossime Olimpiadi invernali in Italia, quelle del 2026 Milano Cortina, dove sembra che invece possa entrare lo sci alpinismo come prova sperimentale. E intanto ha preso il largo Francesca Baroni, va, spinge bene. Allora, subito smentito, quando ci sono le gare veloci c'è molto equilibrio, ma quando c'è qualcuno che è nettamente più forte, e questo sembra il caso della Baroni, che sta andando a chiudere il primo giro, mancano ancora un po' di qualche centinaio di metri. Grande. Sì. Beh, la classe della Baroni la conosciamo tutti, infatti vedete che è qua tranquilla, spinge degli ottimi rapporti, perché comunque ci vuole tanta gamba in questo percorso. Eccola che ha chiuso in 7:37 il suo giro Francesca Baroni. Arrivano con 12 secondi di ritardo le prime all'inseguimento: Gariboldi, Persico, Realini, Bulleri, Borello, Oberparleiter, Teocchi, Borghesi, Letizia, tutte lì senza soluzione di continuità, le vediamo inquadrate in questo momento. Poi Alessandra Grillo, Nicole Pesse, Nicole Fede, Asia Zontone, Alice Papo. Transita adesso Lucia Bramati sul traguardo. Beh, si fanno già i gruppetti all'inseguimento della Baroni. La Baroni, come abbiamo detto, è un'altra categoria qui, e poi si stanno facendo tutti i gruppetti all'inseguimento. Molto suggestivo questo percorso che viene ritagliato tra i vigneti da cui si recava il prosecco. Va a rilanciare ancora dopo aver fatto senza alcun problema la contropendenza Francesca Baroni. Adesso entra nella seconda contropendenza, vedete che stacca il piede per prendere la traiettoria giusta e poi esce subito agganciata e in spinta. Sembra che tenga bene il terreno, tra l'altro. Sì, non ci sono dei grossissimi problemi, solo qualche curva all'ombra che era stata un po' bagnata, però il resto molto bene il percorso. Ecco che sbuca Rebecca Gariboldi e poi Gaia Realini, Silvia Persico, sono le prime quattro posizioni, con la Gariboldi che nelle ultime gare ha sempre contrastato efficacemente fino a proprio le ultime centinaia di metri, e sembra che abbia assunto una posizione un po' più calma all'inizio della gara e adesso stia spingendo sui pedali per cercare di andare a riprendere una Francesca Baroni scatenata fin dal primo giro. Sì, non è partita subito bene la Gariboldi, quindi adesso è costretta ad inseguire. Ricordiamo che lei comunque ama tanto andare a correre in Svizzera e fare esperienza, lì fai un ritmo un po' più alto rispetto all'Italia, e quindi anche in questi percorsi si vede.
solitaria per adesso Francesca Baroni, quindi alle sue spalle la Gariboldi, poi Silvia Persico, la Realini, prima delle ragazze juniores Carlotta Borello, poi Nicole Pesse, Alice Papo, Lucia Bramati, praticamente attaccate. Queste sono le posizioni da podio per la categoria juniores. Con questa inquadratura che ci regala la nostra regista Edi Saia, vediamo proprio Rebecca Gariboldi che ha guadagnato qualche metro nei confronti di Gaia Realini, e via tutte le altre che sono dalla terza posizione fino alla nona posizione senza soluzione di continuità: Persico, Realini, Bulleri, Borello, Berparleiter, la maestra di sci, Chiara Teocchi e Letizia Borghesi. Tu dicevi prima ancora con la maglia della Bianchi, perché purtroppo ha chiuso una squadra storica come la Bianchi. Sì, la Bianchi è sempre stata, soprattutto nella mountain bike, la squadra, ancora ai tempi che correvo io, era una delle migliori squadre d'Italia o anche europea. Purtroppo quest'anno hanno preso questa decisione di chiudere questo team storico, e sia lei che Nadir Coledani, che sono due ragazzi fortissimi italiani, hanno dovuto cercare un altro team per accasarsi. Sempre sicura Francesca Baroni, sempre stata protagonista fin da ragazzina nelle varie categorie, ricordiamolo, è under 23 lei. Quindi grandi margini di miglioramento. Lei insieme a Sara Casasola sono i nostri due prospetti migliori nel ciclocross al femminile, Luca, e credo che possano ricalcare le orme di Eva Lechner prima e Alice Maria Arzuffi. Sì, infatti sono i nostri ricambi dell'Arzuffi e della Lechner. L'Arzuffi non tanto, perché comunque è giovane anche lei, quindi la più vecchia del gruppo è sicuramente Eva. L'Arzuffi ha ancora tanto da dare e da dimostrare anche a livello internazionale, quindi oggi hanno una gara in Belgio, mi sembra, del Super Prestige, e quindi sono là impegnate. Tra l'altro una gara che arriva dopo un periodo in cui hanno fatto un richiamo della preparazione. A volte con questi richiami si esagera un po', però sì. Abbiamo già visto in passato e anche adesso le notizie che arrivano dai ritiri caldi dove hanno svolto questo richiamo alla preparazione non sono dei più incoraggianti. No, non sono i più incoraggianti, perché mentalità belga, molto molto lavoro, tante ore in bicicletta, quindi le hanno un po' massacrate a livello di allenamenti. Infatti oggi vediamo cosa faranno le nostre due ragazze in Belgio, però sì, le abbiamo sentite abbastanza stanche. Ecco, mentalità belga o la nuova mentalità? Mentalità belga, penso, perché loro si allenano veramente tanto, poi le squadre grosse come sono accasate loro adesso devono avere tanti ricicli, quindi ti sfruttano, ti fanno allenare tanto, ti fanno andare forte gli anni giusti, e poi c'è il cambio generazionale. Quindi dici che rischiano di accorciare la carriera alle atlete facendo così? Beh, sicuramente se cerchi di sfruttarle subito al massimo, soprattutto l'Arzuffi che è ancora giovane, chiedi tanto al suo corpo, al suo fisico, non hai una vita atletica molto molto lunga. Rischi di bruciare il motore, come si dice in gergo. Francesca Baroni intanto sempre al comando del ciclocross del ponte, che è giunto alla 18ª edizione. Ricordiamo, è la prima gara delle due che trasmettiamo in diretta, poi ci saranno gli Open uomini, la sfida tra Bystains, Baroš, Bertolini, grande attesa per gli Open maschili. Gara internazionale quella del ciclocross del ponte, peccato la concomitanza col Super Prestige in Belgio, che ha di fatto privato di alcuni grandi protagonisti questa gara, che comunque rimane di altissimo livello. Francesca Baroni, quindi una Baroni che è molto puntigliosa come ragazza sul mezzo meccanico. Lei abbiamo visto che controlla in prima persona proprio la pressione delle gomme, ad esempio una scelta fatta 1,4 davanti, 1,5 dietro per Francesca Baroni, quindi pressioni bassissime rispetto a quelle che si sentono nominare nel ciclismo su strada. È anche bello che un atleta si preoccupi così della bicicletta, nel mezzo che va a utilizzare.
Sì, prima siamo passati in mezzo ai team e abbiamo visto proprio lei di prima persona tirar fuori una macchinetta per controllare la pressione a livello digitale, quindi tanta cura del mezzo. Ma d'altronde è giusto così, perché alla fine è il tuo mezzo di lavoro, quindi se il tuo mezzo di lavoro è perfetto rendi al massimo, se lo lasci un po' decadere naturalmente anche la tua prestazione decade. Allora, da segnalare la chiusura del secondo giro da parte di Francesca Baroni, che ha chiuso in testa 7.13 il suo tempo sul giro, un secondo più lenta Rebecca Gariboldi, quindi stanno viaggiando sugli stessi tempi, 7.14 il tempo sul giro per la Gariboldi, che adesso ha 13 secondi di ritardo, ne aveva 12, e poi Gaia Realini più lenta 7.20. Questo è il podio provvisorio. Alle spalle della Realini, 9 secondi di ritardo, Silvia Persico. Poi, a conferma di quanto dicevi Luca, una stradista, Carlotta Borello, quinta posizione assoluta per la ragazzina juniores, 31 secondi di ritardo, e praticamente nel gruppo con Persico, Oberparleiter e Teocchi e Letizia Borghesi. Qualche secondo più indietro invece Alessia Bolleri, Nicole Fede 52 secondi, chiude la top 10. Per quanto riguarda le altre ragazze juniores, in seconda posizione al momento c'è Nicole Pesse con un ritardo notevole rispetto a Carlotta Borello, 35 secondi, e poi dopo Nicole Pesse Letizia Bruffani, Alice Papo, Lucia Bramati, Marta Zanga, Elisa Rumac e Sofia Ricci sono tutte a fare gruppo. Sì, è sempre una bellissima prova anche per queste ragazzine giovani che sono lì in mezzo insieme all'elite. Infatti la Carlotta veramente sta andando fortissimo, ha cominciato quest'anno la stagione alla grande e sta mantenendo un passo da under 23 sicuramente. Ecco che va a superare gli ostacoli che credo la categoria maschile affronterà in bicicletta. Sono belli altini, perché sono 40 centimetri proprio da regolamento e sono molto ravvicinati. Ho visto per adesso solo un ragazzino esordiente, tra l'altro, Fantini, che li faceva in bicicletta in un modo splendido, una tecnica incredibile questo ragazzino del primo anno esordiente. Pensa. Già grande classe, così è un bambino praticamente. Sì, no, loro sicuramente non vedono il pericolo, quindi sono quelli tecnicamente che sono molto molto più dotati e che ci provano sempre, quindi, ma poi tra l'altro con una facilità veramente disarmante. Percorso, dicevamo, suggestivo e tipico, siamo a Borgo Barattin, allora abbiamo qui Mirko Barattin che è l'organizzatore di questa prova. Siamo diventati maggiorenni, Barattin, 18esima edizione. Sì, buongiorno a tutti quanti, a tutti i telespettatori, sì, siamo alla 18esima edizione, questa gara internazionale che è partita nel 2002, i primi anni come regionale e poi nazionale, e poi dal 2006 è diventata internazionale. Abbiamo aperto tra l'altro con il successo di Zdeněk Stiber in quell'anno in maglia di campione del mondo. Dicevamo prima al commento, peccato la concomitanza col Super Prestige che di fatto priva di grandi atleti, comunque il livello è ottimo, lo vedremo soprattutto nel maschile. Sì, purtroppo sappiamo che dobbiamo confrontarci, soprattutto quando la gara l'8 dicembre cade di domenica, con le organizzazioni del Nord, del Belgio, che sono organizzazioni di un livello altissimo e dove gli atleti sono molto attratti ad andarci. Avevamo contattato, non vi nascondo, anche le nostre migliori interpreti nel panorama femminile, Eva Lechner e Alice Maria Arzuffi, ma entrambe corrono per delle squadre del Belgio, quindi logicamente non riescono ad essere presenti qui a Fae. Il loro calendario prevede quindi la disputa del Super Prestige, percorso che in parte è cambiato rispetto a quello degli ultimi anni. Sì, abbiamo fatto delle leggere modifiche all'interno del percorso per esigenze più che altro logistiche. È comunque un percorso abbastanza veloce, grazie al tempo che da una settimana ha dato un po' di tregua. Vediamo inquadrati, abbiamo degli attraversamenti dei fossati in cui ancora rimane un leggero strato di fango che rende un po' più appassionante questo percorso. Beh, almeno i corridori arrivano sporchi di fango, quindi questo è il bello del ciclocross. Sì, altrimenti se no pensano che stiamo facendo una gara su strada.
Tanto un po' di difficoltà per Gaio Realini nel superamento del fosso, tra l'altro in controtendenza rispetto agli altri anni, perché la temperatura è mite per essere a Faidio Derzo, confermi Luca Bramati? Sì, anche se stamattina eravamo a 0 gradi, infatti quando siamo usciti da casa era bello freschino, adesso con questo sole sta scaldando bene, ma è un bene per gli spettatori soprattutto. E poi di solito si arrivava a Oderzo ed era la prima gara con un po' di fango, addirittura con la neve, e invece quest'anno controtendenza, perché fango ne abbiamo avuto tantissimo fino a domenica scorsa, e invece qua gara veloce. Sta dando un po' di respiro soprattutto ai meccanici. Poi gara maschile, e lì siete riusciti anche ad attrarre campioni internazionali. Sì, poi più tardi parteranno la gara maschile, abbiamo in prima fila il campione uscente Vincent Benstens, che ormai è un abitué qui a Faè, ha già vinto 2 volte. Poi abbiamo il campione della Repubblica Ceca Michael Boros, poi c'è Simon Zanner, svizzero, ricordiamo l'anno scorso è arrivato 3° al campionato nazionale, e poi abbiamo anche il campione croato che partecipa a questa gara, insomma. Quindi abbiamo in più, poi aggiungiamo i nostri atleti, in primis con Gioele Bertolini, campione italiano. Perfetto, grazie Mirko Barattin. E naturalmente, come ogni organizzatore, il giorno della gara gode un po' di meno rispetto agli altri, perché è impegnato a destra e a sinistra per far sì che tutto funzioni come un orologio svizzero. Rebecca Gariboldi è sempre lì l'inseguimento, più o meno il vantaggio è lì, cambia di qualche secondo, stanno facendo una gara molto molto veloce tutte e due queste ragazze. Sta pagando il primo giro, perché di fatto poi si è messa a pedalare lo stesso identico ritmo di Francesca Baroni. Sì, si è stabilizzata lì, e quindi un po' ha guadagnato forse un po' adesso, qualche secondo. Adesso vedremo, stanno proprio transitando per chiudere il terzo giro. Comunque la situazione di classifica non è mutata, Baroni davanti, che va a chiudere il terzo giro, ancora 2 giri a chiudere la prova, ha abbassato ancora il tempo da 7.13, 5 secondi più veloce questa tornata per Francesca Baroni, 7.08, ecco che arriva la Gariboldi. Sì, infatti sembra che, vedi che a livello visivo sembra che ha guadagnato qualcosina, quei 5 secondi mi sa che sono quelli. La Realini anche lei è lì molto molto regolare, poi dietro c'è il gruppo di inseguimento che si danno un po' di sportellate. 7.16, quindi non è riuscita a questo giro a tenere il ritmo della Baroni, la Gariboldi ha perso 8 secondi, adesso 21 secondi di ritardo. Passa adesso Gaia Realini, terzo posto per l'atleta della Valerbike, 7.27 il suo giro, 40 secondi di ritardo, e qua il drappello che si gioca alla quarta posizione, c'è anche una fase di studio con l'Oberparleiter che chiude davanti a Carlotta Borello con Chiara Teocchi e Letizia Borghesi. Sì, infatti la Carlotta è quella più fresca di tutti, infatti si è messa a ruota da buon stradista, come è uscita sull'asfalto si è accodata subito e ha cercato di recuperare il più possibile. Vedrai che lotterà bene per la quarta posizione questa ragazza molto giovane. A 16 secondi di vantaggio Gaia Realini, che occupa in questo momento la terza posizione in gara rispetto al drappello per Parleiter, Borello, Teocchi, Borghesi, Persico, che sono invece in lotta per la quarta posizione senza alcun problema. Rilancia, va via bene Francesca Baroni, si perde tra i vigneti, non è ancora transitata Rebecca Gariboldi. Sono più di 20 secondi di vantaggio adesso di Francesca Baroni nei confronti della Gariboldi. Eccola che transita la fiera del team Cingolani. Gara solitaria fin dal primo giro per Francesca Baroni, solo nelle prime centinaia di metri è rimasta a ruota e poi attaccato, e ha un ritmo decisamente superiore a tutte le altre. Sì, beh, ha anche una caratura a livello internazionale, quindi è abituata a correre anche all'estero, e quello fa tanto la differenza. Tra l'altro il ciclocross è sempre più verde, sempre più giovane, perché vediamo regolarmente in Coppa del Mondo ragazze under 23 che sono lì a lottare, addirittura anche
New Inores che lottano nelle prime posizioni. Una su tutte l'Alvarado, la del Carmen Alvarado, che è finalmente è riuscita a rompere il ghiaccio anche in Coppa del Mondo, ma è sempre stata grande protagonista. Lei che a Silvelle, agli europei di Silvelle, si è laureata campionessa europea di categoria tra gli under 23 e vince le prove in Coppa del Mondo con l'Elite. Si è abbassata molto l'età, così come è accaduto nel ciclismo su strada, sta accadendo anche nel ciclocross. Sì, questo è un bene, perché alla fine troviamo nuovi talenti molto giovani che crescono. Infatti anche qui nel ciclocross, la Kei, a livello femminile ci sono delle buonissime under 23 che danno del filo da torcere alle professioniste, alle elite. E anche a livello maschile, Iserbit, Pitcock, ce ne sono. Adesso dall'anno prossimo poi entrerà anche addirittura il figlio di Nice, che passerà dalla categoria juniores all'under 23, e sono tutti curiosi di vedere questo fenomeno, cosa è capace di fare. È un ragazzo che sta facendo grandi cose, figlio d'arte tra l'altro. Quindi abbiamo un figlio d'arte, Van der Poel, che sta già facendosi conoscere dal mondo intero. Arriverà, sarà un bel duello fra Olanda e Belgio lì. Sì, assolutamente sì. Tra l'altro anche Sven Nys, il papà, quando è passato da juniores under 23, era subito lì davanti a noi. Io me lo ricordo perché è stato il primo ad arrivare con la tecnica, una tecnica nuova per saltare gli ostacoli, che è la tecnica che utilizzano adesso, e siamo restati tutti meravigliati noi vecchi, perché questo volava i 30 centimetri, non li vedeva neanche. Allora Lucia ha alzato gli ostacoli, li ha portati a 40 centimetri, ma ancora 40 centimetri non li vedeva neanche. Quindi ha portato lui questa tecnica nuova della cavallina, del famoso salto. Ecco, cosa cambiava da prima a dopo, dal prima da voi a Nice nella tecnica? Ma qual era il movimento? Io ero uno dei più bravi, forse l'unico a saltare gli ostacoli in bicicletta, però li saltavo in velocità, quindi alzavo la bicicletta pari, dovevo avere tantissima velocità per farlo, perché li volavo letteralmente. Lui invece li scavalcava, quindi la tecnica che c'è adesso, per quello riescono ad andare così alti, perché prima alzano la ruota davanti e poi come fa il cavallo quando salta gli ostacoli, quindi la famosa cavallina. Riescono a saltare molto molto più alti e anche a basse velocità. Infatti per quello c'è stato tutto un evento nuovo, perché nessuno se lo aspettava, ma è arrivato sto ragazzino che poi è cresciuto e ha vinto tutto con questa nuova tecnica, e ha stravolto un po' tutto il ciclocross. Impennata ruota davanti, poi si sposta il peso e poi tira sul peso con la ruota, sì, e scavalca l'ostacolo. E intanto Baroni sempre più sola, grandissima gara per l'atleta della Sella Italia Guerciotti, che Vito Di Tano sta facendo crescere, così come ha fatto in precedenza con Alice Maria Arzuffi, con tanta cura. E dicevamo che il problema della Baroni, così come del problema della Casasola, che sta correndo invece nei Paesi Baschi in questo fine settimana, è il fatto di trovarsi però atlete straordinarie nella categoria under 23. Sì, hanno trovato veramente delle annate strepitose, soprattutto a livello olandese, perché le ragazze sono le olandesi che vanno fortissimo. D'altronde gli olandesi hanno lavorato bene e quindi stanno raccogliendo adesso i frutti. Sta uscendo anche qualche inglese, perché la Kei è inglese e sta andando fortissimo anche lei. Intanto bello il duello alle spalle di Gaia Realini per la quarta posizione. Le vediamo qui con Carlotta Borello, giovanissima, in maglia di leader, però della categoria juniores, in maglia bianco e rossa. Sì, ha preso qualche metro, si è avvantaggiata qualche metro la Borello da queste ragazze e da questo duello, quindi per adesso difende bene la sua quarta posizione. Suono della campanella intanto atteso per Francesca Baroni. Eccola che suona, quindi ultimo giro per lei dopo mezz'ora di gara. Gara molto veloce, ha guadagnato ancora qualcosa rispetto alla sua inseguitrice. Infatti adesso a livello visivo abbiamo visto che ha preso del margine. Adesso andiamo a valutare a livello cronometrico. 7:13 ha rallentato il suo ritmo rispetto al giro precedente, in cui aveva chiuso in 7:08, però il vantaggio è rimasto immutato nei confronti
di Rebecca Gariboldi che chiude con 7-22, quindi ancora ha guadagnato la Varoni. 30 secondi adesso il vantaggio di Francesca Baroni nei confronti di Rebecca Gariboldi. Arriva grintosissima Gaia Relini, è un primo anno Under 23 lei. Primo anno Under 23, infatti il podio oramai ha dei buoni distacchi. Adesso vediamo, vedete a inseguire Anna Oberparleiter con la Carlotta, con la Juniores. Questa sta veramente volando oggi, bravissima e se lo merita tutto perché è una stradista e quindi oggi sta facendo valere le sue doti da stradista. Rimane coperta e protetta dalla maestra di sci Anna Oberparleiter che va a chiudere 7.31 il tempo di Oberparleiter e Borello in questo giro. E poi alle spalle Teocchi, la Persico che inseguono con Letizia Borghesi. Con Letizia Borghesi, sì. Però sembra aver preso qualche metro di vantaggio Oberparleiter con Borello. Vedete, Baroni solitaria. Sì, la Baroni, vedete infatti come spinge ancora. Ha fatto tutto metà di questo rettilineo che è lunghissimo in piedi. E quando sei in piedi hai un rapporto più duro e spingi, dai potenza sulla bicicletta. Quindi vuol dire che ha ancora adesso sta spingendo e ha tanta tanta gamba. Tra i filari vola Francesca Baroni. Grandissimo controllo per lei, ecco agli ostacoli, 40 centimetri, va ad affrontarli con tranquillità. Adesso deve solo stare attenta a non commettere errori Francesca Baroni. Ecco Vito Di Tano che sul percorso, campione del mondo, quest'anno hanno festeggiato a Sacolongo con una gara proprio i 40 anni dal suo titolo mondiale. Sì, infatti abbiamo visto sto omone spuntare in mezzo ai filari, non capivamo cos'era, infatti era Vito che gli diceva tutto ok, tutto a posto, ha un buon ritmo, quindi non deve solo sbagliare e condurre la bicicletta fino alla fine. Splendida gara, quindi per le categorie elite Baroni nettamente in testa, ma anche per la categoria juniores Carlotta Borello nettamente in testa e a poche posizioni dal podio assoluto. Poi Nicole Pesse e Letizia Brufani si stanno giocando il secondo e terzo posto e più indietro invece troviamo Lucia Bramati con Alice Papo e Marta Zanga, sono le altre delle ragazze della categoria juniores. Oggi vedete che tranquillità c'è ai box, sono tutti lì i meccanici ad aspettare i loro atleti, però con molta molta più tranquillità. Forse mi viene da dire per la prima volta quest'anno. Sì, veramente, tolto le prime gare del Giro d'Italia che sono state asciutte, poi il resto abbiamo sempre trovato fango, quindi sempre tanto tanto lavoro. Ricordiamo la grande chiusura, ancora diretta televisiva anche per l'ultima prova del Mastercross, nella splendida cornice di Vittorio Veneto, dove verranno assegnate le maglie della classifica generale definitive. Francesca Baroni continua imperterrita. Sì, ormai è una macchina da guerra perché vedete che fa sempre le stesse traiettorie. Adesso riesce a guardare anche dall'altra parte per capire un po' le sue avversarie, il vantaggio, quindi è molto molto tranquilla e serena. Fossato per lei, ma può affrontare le cose con grande tranquillità. Ha più di 30 secondi di vantaggio su Rebecca Gariboldi. Terza posizione Gaia Realini, bello il duello Oberparleiter Carlotta Borello invece per la quarta posizione con la Teocchi che provava a guidare il trenino con Persico Grillo per i borghesi per rientrare. La Bulleri partita bene e poi non è riuscita a tenere il ritmo delle altre. Bulleri che ricordiamo quest'oggi vestiva la maglia di leader della classifica generale del Mastercross. Sì, la Bulleri è un atleta che a livello di percorsi veloci, asciutti, fa un po' più di fatica. È una ragazzina molto, molto agile, quindi va bene sulle salite.
venendo anche dalla mountain bike. Adesso nelle ultime stagioni ha fatto un po' di strada e quindi si è velocizzato un po', però fa fatica su questi rettilinei. Qui devi avere un rapporto peso-potenza molto molto elevato, perché non sembra, ma devi spingere dei rapporti abbastanza importanti per fare velocità. Ecco il fisico compatto di Gaia Realini, ragazzina dall'estrema grinta, stagione splendida per lei che difende i colori della Baller Bike. Sì, già si era messa in luce già la scorsa stagione tra le junior, ma quest'anno sta veramente meravigliando tutti, perché subito dal primo anno essere lì davanti a lottare, veramente un'ottima ottima stagione. Intanto già effettuato un doppiaggio Francesca Baroni, si sta gustando questo ultimo giro che può vivere con grande serenità. Ha costruito la sua vittoria con tempi sul giro inavvicinabili per tutte le altre atlete presenti qui al ciclocross del Ponte. Addirittura al tempo anche di controllare le pulsazioni, perché avete visto che ha guardato l'orologio. Questo gli serve per vedere a che punto è a livello di battiti, quindi da quello riesce a capire se è a tutta o è tranquilla. Ricordiamo l'ultima prova di Mastercross, ha visto la Baroni salire sul podio, la vittoria era andata invece a Sara Casasola, percorso di Brugherio nettamente diverso. Intanto vi dicevamo proprio delle novità della Coppa del Mondo dell'anno prossimo, quindi si fa. Intanto concentriamoci sull'arrivo della Baroni. Francesca Baroni va a vincere con pieno merito, grande corsa solitaria per la toscana Sell'Italia Guerciotti. Vince lei la 18ª prova del ciclocross del Ponte, gara internazionale, braccia levate al cielo. Francesca Baroni chiude in 7:25 questo giro, 36:40 il tempo totale. Ecco inquadrata Rebecca Gariboldi, pescata da Edi Saia, dalla nostra regista, che si mette sul rettilineo d'arrivo. Altro podio per Rebecca Gariboldi. Sì, altro anche podio. Lei comunque sempre costante nel rendimento, altissimo. Rebecca Gariboldi va a chiudere seconda posizione per l'atleta del team Cingolani. Come hai detto te, ha pagato un po' la partenza, il distacco che ha preso nella partenza se l'è portata tutta la gara. Erano lì a livello di tempi, lottavano sui secondi. È un peccato che non è riuscita a agganciare subito la Baroni per un duello. Se avesse avuto il riferimento della ruota della Baroni, forse avremmo assistito a una gara diversa, più equilibrata. Comunque così non è stato, e adesso è il tempo di applaudire la terza posizione, il terzo podio per la giovanissima Gaia Realini. È volata per la quarta posizione. Sì, dietro la Borello, intanto merita tutti gli applausi del pubblico. Gaia Realini, terza posizione, la Borello con l'Oberparleiter che è volata vera. Fino alla fine. E esulta perché lei la prima juniores, grande gara per Carlotta Borello, quarta assoluta. Quinta Anna Oberparleiter, transita adesso la Teocchi con la Persico e la Borghesi. Letizia Borghesi va a chiudere quindi l'ottava posizione. Sì, anche la Silvia Persico, pensate che è una stradista anche lei, quindi su questo percorso va molto molto bene, quindi vi rendete conto della prestazione che ha fatto la Carlotta Borello. Poi Grillo, nona posizione Alessandra Grillo, e chiude Alessia Bulleri la top 10 con un ritardo di un prima 48. Alessia Bulleri, adesso andiamo ad attendere l'arrivo per andare a completare il podio della prova juniores. Vi dicevamo, corrono insieme donne juniores e donne elite, tutte le categorie del femminile. Qua vediamo lo sprint lungo. Sì, anche se il percorso è tutto pianeggiante, però vedete, queste ragazze arrivano all'arrivo molto molto stanche, questo perché il ritmo è veramente altissimo, quindi devi continuare a scattare, rilanciare, e qui fai tanta tanta fatica. Due società belghe sono impegnate. Ecco che arrivano, finora ha chiuso in seconda posizione Nicole Pesse, seconda posizione per quanto riguarda la categoria juniores, e Letizia Brufani
ha chiuso il podio in terza posizione, quindi la umbra Letizia Brufani alle spalle di Nicole Pesse, con la vittoria di Carlotta Borello. In questo momento arriva Elis Simeoni. Ecco che Asia Zontoni, Alice Papo, e qui arriva anche Lucia Bramati in quinta posizione dietro la Papo per quanto riguarda la categoria juniores. Quindi grande prova da parte di Francesca Baroni. Con Edi Saia siamo pronti per mostrarvi quanto successo in questa prova dominata dall'alfiere della Sella Italia Guerciotti, Francesca Baroni. La bella partenza di Gaia Realini con la Teocchi alle sue spalle, la Zottone, la Persico, subito bene Alessia Bulleri, che poi invece non è riuscita a tenere il ritmo. E qua vediamo proprio la Gariboldi, che occupava la settima posizione, ha trovato tanto traffico davanti a sé la Gariboldi. Sì, purtroppo sì, vedete la Realini qua un po' in difficoltà all'inizio su questa contropendenza. Vedete invece la Baroni che ancora con i piedi agganciati riesce a uscire meglio, a fare più velocità. Un po' più di fatica qui per la Realini a saltare gli ostacoli, perché purtroppo ha le gambe corte e quindi fa fatica a saltare quei 40 cm di tavole. Qui tecnica diversa, una carica alla bicicletta in spalla mentre l'altra preferisce averla di fianco e spingere. Abbiamo visto che era in ottava posizione Rebecca Gariboldi, dopo le prime curve ha dovuto quindi superare sei atlete per posizionarsi alle spalle di una Baroni che nel frattempo si era già involata. Qua vediamo proprio il vantaggio che va a delinearsi per Francesca Baroni, che ha transitato, ha chiuso il primo giro con già 12 secondi di vantaggio, qui che ha costruito la sua serenità, la sua tranquillità per andare a chiudere al primo posto questa gara. Poi ha messo il cruise, la crociera, si è preso la velocità della crociera, ha preso il suo ritmo gara, sì, il suo ritmo gara, e ha tenuto il suo ritmo gara tutto per tutta la durata. Bella questa immagine con la sagoma veloce da Baroni tra i vigneti. Faedio Oderzo, siamo a pochi chilometri da Treviso, a pochi chilometri dal fiume Piave, ed è sempre suggestivo attraversare il fiume sacro alla patria con le bandiere tricolori che campeggiano su credo quasi tutti i ponti che attraversano il fiume Piave. Poi è suggestivo arrivare in queste zone perché sei tutto in mezzo ai vigneti, qui la vita è proprio a curare queste vigne che danno un buon vino. La vite da vita, storico, il vitigno del Glera dal quale si ricava Prosecco, che ormai è diventato uno dei vini più conosciuti italiani nel mondo. Francesca Baroni vince. E qui la Realini, bella prova, terza posizione assoluta, ha dato tutto Gaia Realini. Beh, anche noi a livello italiano abbiamo questo riciclo di giovani, quindi giovani che stanno crescendo veramente bene, e questo fa ben sperare per tutto il futuro di questo sport. Tra l'altro da sottolineare che la base gode di ottima salute nel ciclocross, mancano i campioni soprattutto nella categoria elite uomini, però i numeri in esplosione da vari anni, ormai in crescita, ormai si sono attestati con quote di partecipazione che costringono gli organizzatori ad esempio a dividere la gara degli allievi in due categorie. Questo è un bel segnale per uno sport che è stato fin da subito percepito come uno splendido gioco quando sono bambini e uno splendido esercizio anche per l'abilità tecnica e per la capacità di far crescere anche il fisico dei ragazzi senza che debbano sottostare ad allenamenti di ore e ore estenuanti. Poi il vantaggio del ciclocross è che si svolge in luoghi completamente al sicuro perché chiusi al traffico in un percorso di gara, e questo fa sì che ci sia stato un ulteriore avvicinamento. E poi la ciliegina, negli ultimi due anni l'hanno messa due fenomeni, Van Aert e Van der Poel, che con le loro prestazioni al ciclocross hanno meravigliato.
e sono andati a correre su strada e si sono dimostrati forti tanto quanto nel ciclocross, segno che non pregiudica per nulla poi una carriera su strada, oppure come sta facendo splendidamente il fenomeno olandese, avere la possibilità di alternarsi strada, ciclocross e poi Van der Poel ci mette dentro anche la mountain bike di altissima qualità. Sì, beh, questo fa capire comunque a tutti i ragazzi giovani che il ciclocross fa bene e a salutare, perché vedere cosa sta facendo soprattutto Van der Poel e adesso anche Van Aert, che non vede l'ora di rientrare a correre nel ciclocross, quindi dopo il brutto incidente che ha avuto al Tour de France sta veramente scalpitando e bruciando le tappe per cercare di rientrare a fare ciclocross. Addirittura oggi rientrava Stibar, ho parlato insieme a mio cugino Davide, mi diceva proprio che anche lui farà una decina di ciclocross, quindi... Sì, spieghiamo, Davide, il tuo cugino, Davide, sì, Bramati, Davide Bramati, sì. Direttore sportivo della De Koenig Quickstep, che è la formazione più vittoriosa nel World Tour, e quindi Stibar ha voluto tornare a gareggiare nel ciclocross, ma tra l'altro Bardet ha fatto gare di ciclocross tra gli altri, e insomma... Sì, soprattutto in Belgio e Olanda stanno capendo che questo sport fa bene, quindi a livello giovanile io penso che a livello di numeri noi tra esordienti e allievi siamo molto molto più avanti di tutta l'Europa, quindi abbiamo veramente tanti giovani che si avvicinano al ciclocross. Adesso dobbiamo lavorare per farli crescere, non è facilissimo perché comunque a livello di team ci vogliono parecchi soldi, perché ecco, diciamo, costano. Che parlando con i vari tecnici, le difficoltà sono ancora nel convincere alcuni direttori sportivi delle gare, delle squadre juniores stradali, della bontà di far proseguire comunque il calendario invernale di ciclocross agli allievi. Qui abbiamo un esempio che sarebbe da prendere come punto di riferimento per anche le altre squadre, ovvero Borgomolino. Tra l'altro Borgomolino è la squadra nella quale ha corso il campione del mondo attuale under 23 su strada, Samuele Battistella, e adesso stanno allevando Davide De Pretto e non sono andati minimamente a toccargli quello che è il suo calendario nel ciclocross. Sì, poi da loro è passato anche Davide Malacarne, quindi sono passati dei bei ragazzi. Loro è una delle società a livello juniores che crede nel ciclocross e quindi ha sempre lavorato su quello. Ma la stessa Guerciotti adesso ha sempre sia a livello maschile che femminile uno junior nelle loro fila, quindi stiamo crescendo anche sotto questo punto di vista, ma soprattutto quello che ci fa ben sperare veramente sono i numeri degli allievi, perché lì sono veramente una mandria di ragazzini che arrivano nel fango e se le danno di santa ragione. Il divertimento di pedalare nel fango. Intanto siamo in attesa del podio femminile, tra qualche istante potremo vedere il podio femminile e poi, ecco l'inquadratura, e poi vedo già gli atleti della gara open maschile riscaldarsi sul percorso di gara. Sì, ormai stanno preparando un po' il motore, si scaldano, cercano di fare degli allunghi. Ecco, com'è l'approccio alla gara da parte di un atleta? Cosa si deve fare? Qual è la fase di riscaldamento che si effettua nel ciclocross? Più o meno prima provano un percorso, diciamo due orette prima, quando ci sono le pause tra le gare, vanno a provare il percorso per vedere l'ultimo, per tastare un po' il fango, per tastare un po' lo stato del percorso, decidono le gomme con i meccanici e tutto. Ecco, e poi... ricapitoliamo, qual è la scelta che si può effettuare nell'ambito delle coperture, quindi delle gomme da usare? Sì, bene o male ci sono quattro tipologie. C'è il Super Slick, che è una gomma totalmente liscia con puntinata, che si usa soprattutto sulla sabbia. Poi c'è un mille punte con dei tasselli laterali che tiene sulle curve. Poi c'è un intermedio, che è già un tassellato però più scorrevole, e poi c'è un fango, che è quella più lenta, diciamo, che è quella che tiene di più e soprattutto scarica molto il fango, quindi tasselli molto staccati uno dall'altro e tanto spazio per scaricare il fango. La differenza la vedi proprio quando entrano nel fango, quando vedi fango volare dappertutto, è perché hanno
queste gomme molto larghe che scaricano tantissimo. Oggi è una giornata a mille punte. Oggi è una giornata da mille punte, sì, abbiamo parlato prima con Gioele Bertolini, sicuramente conoscendolo è uno che guida molto bene e quindi azzarderà per avere una gomma molto molto veloce, quindi cerca di fare meno fatica, deve stare un po' più attento sulle curve, sulla spinta laterale, però preferisce avere una scorrevolezza migliore. Dovrà confrontarsi con il campione ceco Michael Boros, Vincent Beisteins è una conoscenza ormai del ciclocross del Ponte con le sue vittorie qui, poi Zanner, Cominelli, Samparisi, Fontana, sta facendo una splendida stagione Filippo Fontana, il suo secondo anno da under. Sì, è tornato a buonissimi livelli, aveva fatto il primo anno da under 23 dovendo fare il car da carabiniere perché è entrato nell'arma. Ha perso un po' quei 40 giorni di gara, gli hanno fatto perdere un po' tutta la condizione senza pedalare. Quest'anno invece è partito bene, ha trovato un equilibrio giusto anche con la squadra e tutto, quindi sta venendo su tanto a livello di condizione. Lui è un ragazzo che tra l'altro all'estero ha già fatto vedere cose egregie molto, molto bene, addirittura è già andato in Coppa del Mondo con la nazionale piazzandosi più o meno sulla 15ª posizione, quindi per un ragazzo così giovane va molto molto bene. Ricordiamo poi l'importanza, adesso tutto pronto per il podio della gara che vi abbiamo trasmesso fino a pochi minuti fa con questa splendida vittoria di Francesca Baroni della Stella Italia Guerciotti. La squadra è lombarda, lei è toscana, presidente della Federciclismo Veneto sale sul podio per premiare le atlete con Mirko Barattin e Giacomo Salvador che si occupa del settore fuoristrada sempre per la regione Veneto. Ecco qui Gaia Realini, terza posizione, primo anno under, una splendida annata per lei che ritroveremo protagonista sicuramente nell'ultima prova del Master Cross tra 7 giorni a Vittorio Veneto. Vediamo che subito al termine del podio femminile ci sarà il via della gara. Ecco Rebecca Gariboldi che va seconda posizione, ennesimo podio per Gariboldi. Sì, non è più accompagnata dal fidanzato Davide Martinelli che fino a settimana scorsa gareggiava anche insieme a lei, però sono iniziati i ritiri per le squadre World Tour e quindi è tempo di migrare ormai verso la Spagna dove vanno tutte le formazioni a effettuare questa fase di preparazione invernale nella zona di Valencia. E qui Francesca Baroni, splendida protagonista della stagione, splendida protagonista del ciclocross del Ponte, una vittoria con 30 secondi di vantaggio netta per la toscana. Foto ricordo per le tre. Bellissimo vedere queste ragazze che comunque si rispettano tantissimo e soprattutto vedi che si vogliono bene perché sono tutte amiche. Il ciclocross è una grande famiglia che si sposta un po' in tutta Italia, però fuori da questa, dalla gara sono veramente tutti amici. Leader della categoria junior è Carlotta Borello. E anche la frase sono una grande famiglia, bisogna vedere da che angolazione, perché ci sono delle famiglie dove non proprio rapporti all'interno sono. Sì, qualche scaramuccia sicuramente ci sarà per qualcuno, quello è normale. Anche nelle più grandi famiglie ci sono delle scaramucce. No, quindi sai che uno dei grandi scrittori italiani, il Verga, diceva che i detti popolari sono la saggezza dei popoli. E uno dei detti popolari è parenti serpenti. La indossa sia Bulleri. E qui la Bulleri che va comunque a conservare a fatica questa maglia che dovrà difendere coi denti adesso nell'ultima prova di Vittorio Veneto, l'Elbana,
Tra l'altro, ecco, tra 7 giorni ci sarà la gara a Vittorio Veneto, totalmente differente da questo percorso, quindi tutto su e giù, neanche un metro di pianura, curve in contropendenza, quindi cambierà tutta la situazione e vedremo le protagoniste se saranno ancora quelle. Infatti il bello del ciclocross è ogni domenica cambia un po' tutto e le ragazze più forti sono quelle che riescono ad andare bene dappertutto. Ed è salita sul podio anche Carlotta Borello, quarta assoluta, prima però delle juniores, e veste la maglia della categoria juniores del Mastercross. E naturalmente il brindisi in questa zona viene fatta col prosecco, a fatica però dalla Baroni, eppure di gare ne ha vinte, sì. Dovrebbe essere abituata a stappare bottiglie, alla fine è riuscita. Baroni, Gariboldi, Realini, leader delle rispettive classifiche, Carlotta Borello che vediamo inquadrata in maglia bianco-rossa per la categoria juniores, e la toscana dell'Isola d'Elba, Alessia Bulleri, per quanto riguarda invece la categoria elite, ha chiuso decima. E adesso prepariamoci a vivere un'ora di grandi emozioni con la gara maschile. Boros, Baestens, Bertolini, Zaner, Cominelli, Samparisi, Folcarelli in prima fila a partire. Partenza tra l'altro tutta da seguire, Luca, con questo lungo rettilineo, eccoli già pronti in griglia. Sì, poi Boros è un ragazzo molto molto quotato a livello internazionale, diciamo che è intorno alla 10ª-15ª posizione in Coppa del Mondo a livello di risultati, quindi è un ottimo atleta. È un buon punto di riferimento per il nostro Gioele che è appena rientrato, qui capiamo un po' la condizione sua e anche lui è curioso perché ci abbiamo parlato prima e lui si sente in forte crescita, si è preso giustamente una pausa di riposo per questa stagione e adesso è in crescita. Ricordiamo, oggi l'obiettivo per Gioele Bertolini sarà il campionato italiano che si corre a Schio, sì, il 10 di gennaio, quindi Veneto protagonista nel 2020 per i campionati italiani, perché vi dicevamo come il campionato italiano professionisti su strada si svolgerà proprio più o meno nella stessa zona del Veneto, l'arrivo è previsto a Cittadella. Schio invece si occuperà del campionato italiano del ciclocross il 10 di gennaio. Tra l'altro, allargamento a Coppa del Mondo, dovrebbe esserci questa prova veneta in Coppa del Mondo nella prossima stagione. Staremo a vedere anche se ci sarà magari la possibilità di avere due prove di Coppa del Mondo in Italia, visto l'allargamento e visto l'interessamento degli organizzatori alla sede di Brugherio, che è una delle sedi più belle in Europa e nel mondo per ospitare una gara di ciclocross. Abbiamo ben documentato la bellezza di quel percorso settimana scorsa. La maglia tricolore nel centro della prima fila di Gioele Bertolini, tutto è pronto, anche Cristian Cominelli in prima fila. Attenzione, via, partiti, lungo rettilineo Luca, poi questa S da affrontare. Non è partito benissimo Gioele Bertolini. No, è stato risucchiato subito in mezzo al gruppo e quindi ha perso qualcosina. Parte bene Nicolas Samparesi, prima posizione per lui, Boros alle sue spalle e poi Federico Ceolin in terza posizione, e sesto Gioele Bertolini, davanti a lui c'è Zaner e poi Vincent Baestens in quarta posizione, il belga che qui ha già vinto due volte. I migliori comunque là davanti nelle prime 6-7 posizioni, e poi qua il grande traffico del gruppo. Sì, non c'è stato un po' di imbottigliamento qui sulla prima chicane che si trovano sull'asfalto, però i migliori sono sbucati fuori. Infatti Boros è subito lì in seconda posizione, Gioele in quinta, sesta, quindi i migliori sono lì alle proprie posizioni. Eccoli, senza soluzioni di continuità, sfilano tutti i grandi protagonisti. Ecco la contropendenza con Samparisi, Boros, Ceolin. Boros è andato subito in tranquillità a difendersi, è sceso basso, Samparisi è stato alto, mentre lui ha scelto la traiettoria più tranquilla, diciamo. Dopo la prima contropendenza già si è creato un minimo solco alle spalle di Bertolini, un vuoto che adesso è stato chiuso da Antonio Folcarelli,
poi Cristian Cominelli alle spalle del corridore, sì, che l'anno scorso ha vinto il Giro d'Italia. Ecco sempre Samparisi che veste la maglia di leader della generale, primi quattro. Gioele sta a ruota di Zanner in questo momento, ecco il quartetto. Sì, Gioele adesso è lì, però vedete rimonta subito, ha sentito subito il profumo del problema e quindi subito ha cercato di recuperare. Sa che Boros è la ruota giusta da tenere, può succedere di tutto nel ciclocross. Adesso vediamo su questi ostacoli, tutti a piedi, sì, non c'è nessuno che li fa in bicicletta. Scendono tutti. Quindi l'esordiente è stato l'unico ragazzino che ha fatto gli ostacoli in bicicletta. Tanto lo svizzero Zanner ha sopravanzato nuovamente Gioele Bertolini, che adesso prova andando all'esterno, si cercherà di entrare in curva. Bello questa entrata di Gioele Bertolini, che guadagna due posizioni, adesso spalla a spalla con Best Dance, vuole andare a prendere la ruota del belga e così fa. Quindi Samparisi, Boros in seconda posizione, è alla sua ruota Gioele Bertolini, con alle spalle c'è Ceolin e dopo Ceolin troviamo Vincent Baestens. Sì, vedete come ho detto prima, subito Gioele è un ragazzo di classe, perché come ha visto un attimino che si allungava il gruppo, si è messo subito sulla ruota, la ruota giusta. Adesso ci sarà un po' di studio anche tra di loro, perché su un percorso così veloce è abbastanza normale stare a ruota, e poi si giocheranno la gara verso la fine della gara. Intanto il ritmo adesso lo sta facendo Nicolas Samparisi, un ritmo che sta bene a Resto, però un ritmo che non sta facendo selezione e differenza, perché vediamo che si stanno accodando ai primi. Sì, dopo il primo strappone a livello fisico della partenza, perché praticamente da 80-100 pulsazioni che hai quando sei lì fermo in partenza, devi andare subito in fuori giri. C'è una fase di recupero, una fase di adattamento, e poi ognuno prende il proprio ritmo. Infatti adesso sono nella fase più tranquilla, vedete che il gruppo è tutto in fila indiana, quindi il ritmo non è altissimo. Vediamo anche Filippo Fontana alle spalle di Lorenzo Samparisi, sta guadagnando posizioni. Folcarelli, Lorenzo Samparisi con il dorsale numero 8, Filippo Fontana che ha fatto una splendida gara settimana scorsa. Samparisi tra l'altro si è rischiato di andare subito nel primo fosso in bicicletta, nel secondo lo fanno tutti in bicicletta, vedete? Lui è l'unico che ha fatto il primo fosso in bicicletta, c'è tanta acqua sotto, quindi è un po' un rischio. Non guadagni forse un secondo, quindi è un po' un rischio proprio per quello, perché non vedi cosa c'è sotto, c'è 30 cm di acqua e ti devi buttare dentro alla cieca. Gioele Bertolini ha saltato Boros con Samparisi, che ha guadagnato qualche metro. Comunque situazione ancora di studio, potremmo definirla così, con Zanner, Ceolin, Bestens nelle, sì, prime posizioni. Adesso con l'attraversamento di quel fosso lì e il fatto che Samparisi l'ha fatto in bicicletta, hanno dovuto per forza alzare il ritmo per cercare di rientrargli subito Gioele e Boros, quindi hanno allungato un po' tutto il gruppo. Sembra in rimonta Filippo Fontana, che ha scavalcato Folcarelli e Lorenzo Samparisi. Qua vediamo in questa fase di rilancio problema credo per Folcarelli, no, che... per il fratello Samparisi, che Lorenzo Samparisi che ha sbagliato l'uscita dell'ennesimo fosso ed è scivolato. Qui vediamo con Fontana, che è riuscito ad accodarsi alle ruote di Bestens, è rientrato Filippo Fontana nel drappello dei migliori, vediamo con la maglia del centro sportivo, e poi alle sue spalle Folcarelli. Samparisi invece vittima di quel problema nel fossato, ha perso qualche posizione. Adesso in questa fase devono stare attenti tutti ai due stranieri che ci sono in gara, perché loro non sono abituati a fare tanto tatticismo, alzano subito il ritmo e vanno sempre a tutta, quindi adesso vediamo come si comportano. Sono lì terzo e quarto del gruppo e vediamo cosa fanno, cosa decidono di fare.
per adesso sta conducendo sempre in testa questo primo giro che va a concludersi con Nicolas Samparesi alle sue spalle, ben coperto Giulio Bertolini, poi Boros, Zanner numero 4, con il numero 12 abbiamo Federico Ceolin. Chiuso il primo giro, 6:40 il tempo. Anche Boros è lì tranquillo e cerca di recuperare, quindi vuol dire che il ritmo è alto di gara, altrimenti loro proprio hanno come indole di attaccare. Se stanno lì belli coperti vuol dire che sono un po' la canna del gas anche loro. Sono racchiusi 15 corridori in 10 secondi. Quindicesima posizione chiusa dal Manfan du Pays, si chiama in Francia così, chi gareggia in casa, Leonardo Cover degli Sportivi del Ponte, poi Toniatti 14esimo, Cominelli 13esimo, Lorenzo Samparesi 12esimo, Emanuele Uez 11esimo, Mirko Tabacchi 10esimo, Marco Pavan 9esimo, Filippo Fontano 8esimo, Antonio Folcarelli 7esimo, Bestens, Ceolin, Zanner, Boros, Bertolini. Gioele è sceso, ha sbagliato la traiettoria, non ha preso il canale giusto e è sceso basso, infatti vedete che ha perso traiettoria, ha perso una posizione. Ah, qua un inconveniente per Samparesi, ma come sottolineavamo proprio nel corso di altre telecronache, l'importanza di essere davanti. Eh sì, ha fermato tutti, praticamente hanno dovuto tutti mettere il piede a terra, lì se non era in prima posizione il gruppo andava. E invece così vedete che ecco la riproposizione di Edi Saia di problema, non ha sganciato il piede, pensava di effettuarla, sì, non ha tenuto la ruota dietro è scesa dalla traiettoria e quindi ha dovuto sganciare il piede al volo. Adesso vedete che i due stranieri sono lì, infatti come avevo accennato prima, loro non amano tanto la gara tattica ma spingono sempre, infatti vedete come alzano il ritmo. Zanner davanti, ma Bertolini è lì con la maglia tricolore, seconda posizione, alle spalle Michael Boros, Samparesi quarta posizione, Ceolin, Bestens e Filippo Fontana sono le prime posizioni. Decisamente alzato il ritmo l'elvetico Simon Zanner. E adesso Fontana deve andare a chiudere il buco che si è formato e cerca di riprendere la ruota di Vincent Bestens. Fa fatica comunque, perché Filippo è un ragazzino anche lui giovane, leggero, quindi non ha una potenza per spingere i rapporti che spingono questi qua davanti. Gioele invece è quello che ha tanta esperienza, comunque essendo giovane anche lui è lì, si è messo subito in seconda posizione in mezzo ai due stranieri che sono i due suoi clienti peggiori. Ma vediamo alle spalle dei primissimi la lotta per le posizioni. Sì, adesso già si stanno facendo dei buchi, non sono più tutti in fila indiana, ma un po' di spazio c'è, vuol dire che il ritmo si è alzato notevolmente. Proprio l'impulso lo sta dando Simon Zanner, rilancia ad ogni uscita, sempre ben presenti però alle sue spalle, senza soluzione di continuità, Gioele Bertolini con Michael Boros. Samparesi ha condotto il primo giro in testa. Bene oggi anche Ceolin, perché anche lui è un ragazzo giovane, secondo anno under 23, e è lì anche lui bene in questo gruppetto, lo vediamo pedalare molto molto bene. Campione della Repubblica Ceca Michael Boros ha vinto invece la sua maglia di campione italiano, Gioele Bertolini, al trofeo Mamma e Papà Guerciotti l'anno passato a Segrate, all'Idroscalo, e abbiamo prima accennato al fatto che quest'anno si disputeranno invece a Schio, quindi in Veneto. Ceolin ha azzardato a fare il fosso in bicicletta, l'unico di questo gruppo, e ha perso una posizione, quindi vuol dire che a livello di velocità non conviene. E poi soprattutto l'acqua è freddissima, quindi prendi una doccia d'acqua fredda al corpo che non penso che faccia tanto piacere. L'anno scorso vinse il belga Vincent Bestens,
mentre Gioele Bertolini si era levato la soddisfazione dopo vari assalti e vani assalti e duelli all'ultimo metro con il campione tedesco Meisen di vincere ciclocross del ponte nel 2017. È stato l'ultimo italiano a vincere, prima di lui bisogna risalire al 2012 con Enrico Franzoi per trovare un altro nome italiano nell'albo d'oro della classica internazionale ciclocross del ponte. Poi francese Mouret, Bestens abbiamo detto due volte Meisen, sono i corridori che hanno vinto. Adesso Zaner davanti, Bertolini e tutto il trenino, tutti nel tracciato che si è creato, ben coperti. Beh, Boros fa un po' di fatica nel tecnico, nei fossi, soprattutto nel fosso che c'era prima, vedete che perde sempre 2 metri, quei 2 metri lì sono importanti perché devi sempre rilanciare la velocità e cercare di andargli sotto, quindi vediamo quanto ne avrà poi in finale, perché continuare a dover recuperare 2 metri, sai, diventa tanto poi le energie da spendere. Per adesso Gioele Bertolini non ha alcuna intenzione di mettere le sue ruote davanti. Ecco, in condizioni così veloci di gara, di percorso, ha una sua convenienza comunque rimanere ben coperto a ruota. Assolutamente sì, poi Gioele qui si sta dimostrando veramente molto molto tattico come ragazzo, perché non sta spendendo niente a ruota, vedete, coperto, tra l'altro anche piccolino, quindi si copre bene dietro al primo. Vedete che gli cerca il cambio, ma lui non è che non glielo dà, perché recupera e fa anche bene, perché è inutile andare davanti adesso che è ancora un inizio gara a spendere energie inutili. 6:40 avevano girato con Nicola Samparisi nella prima tornata, 6:32 adesso il tempo sul giro dei migliori. Abbiamo 8 corridori con Antonio Folcarelli, sono 8 corridori che fanno parte della testa della corsa, 9 saranno i giri in totale, quindi ancora 7 da compiere per gli atleti: Zaner, Bertolini, Boros, Samparisi, Bestens, Ceolin, Filippo Fontana, Antonio Folcarelli, le prime 8 posizioni. Poi c'è un vuoto di 7 secondi e troviamo Pavan, Tabacchi, Samuele Leone, Emanuele Uez e Cristian Cominelli. Quindi si sta già delineando il gruppo dei migliori in testa alla corsa. Attenzione adesso a Boros. Boros ancora basso, Bertolini è restato ancora a metà. Soffre un po' questa contropendenza Gioele, infatti la sbaglia un po' sempre e ha fatto un buco ai due stranieri, quindi qui rischia. Si è voltato Boros, si è accorto che c'è margine di vantaggio e adesso è Gioele Bertolini a spingere un lungo rapporto, ben reattivo anche Ciolin, mentre bravo Filippo Fontana che ha saltato Bestens, che non sembra nella giornata migliore il belga, il campione uscente. Adesso vedremo, importante. Boros ha capito subito l'importanza del momento, ma l'ha ben compreso anche Gioele Bertolini con Ciolin che sta facendo un'ottima prova. Qua vediamo Filippo Fontana che salta Samparisi con grande facilità per cercare di andare a riprendere le ruote della quarta posizione che è occupata in questo momento da Federico Ciolin. Sì, Weinstein invece si è messo subito alla ruota di Gioele, quindi si sta formando un quartetto qua davanti. Gioele azzarda, salta grande classe per Gioele Bertolini, salta gli ostacoli, qualcosa ha guadagnato. Bestens la sua ruota con Filippo Fontana impegnato in questo rettilineo, importante tenere il punto di riferimento. Qui schiaccia molto la telecamera, fa sembrare tutti lì vicini, però si è avvicinato effettivamente Gioele Bertolini trascinandosi dietro di sé Vincent Bestens. Si è avvicinato soprattutto in quel drittone lì dove ha spinto un lungo rapporto. Deve stare attento a Boros, perché avete visto Boros che si è girato per controllare cosa stava facendo Gioele, quindi si stanno un po' curando. Secondo me non sono ancora a tutta, ma c'è un po' di tattica lì davanti. Ciclocross del Ponte, 18ª edizione tra i vitigni del Prosecco. Siamo a Faè di Oderzo. Ormai è un classico appuntamento del giorno dell'Immacolata, quest'anno è caduto di domenica,
Abbiamo sentito proprio dall'organizzazione, dal gruppo sportivi del Ponte, il fatto che la coincidenza con il fatto che il giorno dell'Immacolata cade di domenica ha fatto sì che ci fossero anche altre gare nel calendario internazionale che di solito non sono presenti. Però grandissimo livello con Zanner, Boros, Bertolini, prime posizioni. Zanner ha guardato indietro per vedere un po' cosa facevano tutti, ha visto che c'è ancora tutta la fila di 6-7 atleti, quindi secondo me gli conviene un po' rallentare adesso e respirare un attimo. E chiude Nicola Samparisi questo drappello, sbuca adesso anche Antonio Folcarelli che sta cercando, e Ceolin che stanno cercando di rimanere incollati al trenino di testa. Fossato con tutti quelli che hanno provato a fare il fossato in bicicletta ci hanno ripensato adesso, infatti vedi che le fanno tutti a piedi perché hanno capito che veramente non guadagni niente, ti bagni e alla fine anzi perdi tempo e posizioni, quindi è meglio fare due passi e saltare dall'altra parte. Abbiamo visto chiudere le prime 10 posizioni nona Marco Pavan, decimo Mirko Tabacchi, quindi situazione con Simon Zanner della EKZ davanti, Giulio Bertolini della Cervelo FSA in seconda posizione. Ecco Boros, l'attacco del cieco che va a saltare Zanner, vediamo adesso se ci sarà il forcing da parte dell'atleta cieco, così è, rilancia con grande potenza la bicicletta, Zanner non perde un metro, anche Bertolini molto reattivo, mentre Bestens ha perso qualche metro adesso con Filippo Fontana alla ruota del Belga. Sì, avete visto come si è alzato in piedi e ha lanciato i rapporti, quelli lì sono, guardate, ecco quando scatta, quanto scatta e come lancia la bicicletta, queste fanno male nelle gambe, infatti chi insegue vedete che si abbassa e cerca di rientrare nella scia, vedete Fontana che cerca di entrare nella scia di Weinstein. Queste sono belle stilettate, belli allunghi. Quartetto con Bestens, poi Filippo Fontana e Samparisi. Folcarelli è riuscito a riprendere la ruota di Nicola Samparisi mentre perde qualche metro Federico Ceolin. Intanto Boros, ancora forcing del campione ceco a rilanciare la bici. Sta spingendo veramente a fondo, infatti vedete i suoi avversari che fanno fatica a restargli nella scia. Lì se resti dentro nella scia bene risparmi qualcosa di energia, ma se esci da lì fai fatica. Vedete che adesso si è girato, vediamo se tirerà dritto o se rallenta. Gioele tra l'altro non è proprio in scia giusta di... Ha perso qualcosa nel fossato. Ecco che si va a chiudere, sono curioso di vedere il tempo sul giro, 6.32 era il tempo del giro precedente, vediamo l'effetto Boros su questo giro, chiudono adesso con 6.23, l'ha abbassato di 9 secondi il tempo, il cieco con il suo attacco, attenzione adesso alla contropendenza dove Gioele ha perso qualche metro nel giro precedente. Sì, ha abbassato di 9 secondi e tra l'altro non ha fatto tutto un giro tirando lui davanti, quindi adesso secondo me farà, se tiene questo ritmo tutto il giro abbasserà ancora notevolmente il tempo sul giro. Sono rimasti in 7, testa della corsa che si chiude con Antonio Folcarelli, racchiuso in 5 secondi, poi a 10 secondi è passato Federico Ceolin. Ha rallentato adesso Boros, l'abbiamo visto un po' più tranquillo, adesso vediamo come entrerà nella contropendenza, però qua ha fiatato un attimino. Ecco che passa Ceolin, qui contropendenza. Boros basso. Gioele va a spingere Michael Boros, meglio di prima Gioele Bertolini, qui si era creata una frattura, perde ancora qualche metro ma meno rispetto a prima e quindi Boros ancora a spingere, Zanner, Bertolini, Bestens, Filippo Fontana. Vedete i rilanci che devono fare per cercare di restare a ruota nella scia, sono veramente notevoli. Boros adesso sta spingendo anche qui, adesso vediamo in questo rettilineo perché questo è importantissimo, se decide di tirare, sembra di no perché vedete che si riaccodano un po' tutti.
quello che fa più fatica, che sta facendo più fatica, è Filippo Fontana. Vedete che riesce a rientrare adesso nella scia dei primi. Quando ci sono le accelerazioni, gli strappi violenti di Boros, rimangono la sua ruota Zanner, Bertolini con Bestens. Fontana sta facendo un po' l'elastico. Come sta facendo l'elastico alla spalle di Filippo Fontana, Nicola Samparisi e Antonio Folcarelli, che sono riusciti adesso a riprendere le ruote del drappello. Anche Gioele adesso non ha niente ostacoli in bici, quindi è andato sul tranquillo, è sceso come sono scesi tutti i suoi avversari. E adesso vediamo, vedete Fontana come fa fatica a rientrargli ancora, deve rilanciare fino in fondo la velocità e lì. Il problema è che quando fai quegli allunghi qui hai poco tempo per recuperare, per respirare, quindi sei sempre lì a tutta. Per la sua settima volta, tra i vigneti, ricordo male, le sagome di Michael Boros, campione cieco, lo svizzero Zanner, Gioele Bertolini, sta rilanciando giro, non hanno cambiato, nessuno ha cambiato la propria posizione in gara. Sì, sono lì, fanno fatica a restare nella scia di Boros perché ha alzato veramente il ritmo e soprattutto sta dando di quelle fiondate veramente incredibili. Ecco, Ceolin ha perso tantissimo dopo l'accelerazione violenta da parte di Boros, che continua comunque a imprimere un bel ritmo, sta scremando gli avversari. Infatti non è a tutta, perché vedete che non è a tutta, li fa rientrare diciamo in fondo rettilineo, però dà proprio delle fiondate a tutta. Vedete che quando esce, guardate come rilancia, e gli avversari devono far fatica e sempre a tutta. Gara fino in questo momento molto equilibrata, bene Gioele Bertolini in questo fossato. Sì, bene, lo vediamo bello pimpante Gioele, adesso ha tempo anche di respirare e di abbassare un po' le pulsazioni, quindi molto molto bene Gio. Boros, Bertolini che in carriera è andato vicino a vestire la maglia iridata di categoria Under 23, soprattutto in Lussemburgo, fece un grande mondiale e poi gli mancò qualcosa negli ultimi giri sul ghiaccio. Diciamo che il risultato migliore di Gioele secondo me è stato al campionato del mondo in Olanda, quando fece sesto nei big, negli elite, quindi lì fece un grandissimo mondiale, soprattutto perché era duro nel fango e tutto. Dopo ha sempre quella decisione di fare il ciclocross come seconda attività, perché vede sempre la mountain bike. Giustamente quest'anno è l'anno olimpico e quindi fa bene a giocarsi le carte olimpiche, però purtroppo noi lo perdiamo nel ciclocross, perché lui è un atleta molto molto di valore. Valtellinese estroverso Gioele Bertolini è lì a lottare con Boros, Zanner, Bestens, Fontana, Folcarelli, Samparisi per questa prestigiosa gara internazionale, ciclocross del Ponte. Bene Gio, ha fatto una traiettoria diversa nel fosso e è uscito addirittura appaiato, quindi ha più tempo per respirare, si è messo a ruota bene, bello coperto, infatti lo vedete. Queste sono cose importantissime, non dover buttare via delle energie inutili per rientrare è molto molto importante, perché sono energie che poi alla fine ti trovi. 6.23 aveva chiuso il giro precedente Michael Boros. Con Gioele Bertolini e Vincent Bestens, il belga alle spalle di Gioele Bertolini, che finora sono molto accorti nella loro posizione in gara, sempre ben coperti i due corridori che occupano la terza e quarta posizione in questo momento. Sta spendendo comunque Boros con questa tattica di gara davanti, a fare lui il ritmo. Sì, è quello che ti avevo detto prima, gli stranieri non hanno tanta paura di prendere il vento in faccia, quindi sono sempre a tutta. Quello che sta correndo veramente nascosto è Weinstein, il numero 2, che è lì dietro Gioele, per adesso non ha ancora messo fuori il naso e sta correndo di rincalzo. È coperto, quindi sta sprecando poche energie. Vedete Fontana anche qui fa fatica a entrare nella scia, guardate quanto deve spingere. Queste sono energie importanti.
Adesso passa davanti Vincent Bestens con alle sue spalle Zanner, poi Fontana terza posizione, spalla a spalla Bertolini, quasi chiuso la transenna da Boros. Boros non ci sta, adesso Gioele Bertolini si infila all'interno per passare Fontana e riprendersi la terza posizione. Tutti lì. Queste sono spallate di gara, diciamo, che ci stanno. Vedete che non si fanno assolutamente delle scorrettezze, però non si guardano in faccia. Chi le posizioni cercano sempre di tenerle e di conquistarsele. Comunque sono stati un orologio 6:23 anche questa tornata, il migliore che è stato Filippo Fontana, 6:23.8 per Filippo Fontana. Comunque sono transitati tutti nello spazio di un secondo e mezzo, i primi della classe sono sempre loro. E qua questo è il tratto in cui Gioele fa più fatica e ha sbagliato. Si salva. Adesso diventa dura, perché adesso devono rientrargli subito. Weinstein ha fatto una traiettoria bassa, quella più sicura, e è uscito molto molto bene. Qui tutto tranquillo, Fontana è uscito bene, Gioele vedete che deve rincorrere adesso spende un po' di energia anche lui. Adesso Vincent Bestens davanti, Filippo Fontana prova a tenerlo come punto di riferimento, a fondo del belga che ha capito che il momento era ottimo. Gioele Bertolini adesso con Boros, accelerata violenta. Samparisa e Polcarelli hanno perso metri. Avete rimangono in 5 lì davanti. Il rapporto che ha spinto appena è uscito subito sul filare dritto, ha dato un'accelerata subito violenta. Fontana, come dicevo prima, non ha la potenza che hanno questi, quindi era lì che faceva fatica. Sta tenendo molto duro. Saltano bene anche Fontana, grande classe tra l'altro di Fontana. Si scoprono le carte adesso, infatti vedete che allunga potente Vincent. Adesso bisogna subito rispondere per andare a prenderlo, e Fontana che sta facendo un grande sforzo con Zanner che si volta per vedere in che posizione siano Bertolini e Boros. E adesso c'è l'affondo da parte del belga. Sì, c'è l'affondo del belga, e soprattutto secondo me Fontana si sta cucinando, perché sta cercando di chiudere un buco che giustamente tocca a lui, perché è l'unico italiano che c'è lì ad inseguire, il primo italiano che c'è lì a inseguire, però è giovane e fa fatica. Questi spingono rapporti veramente lunghi. Adesso vedrai che anche Boros, se non vuole perdere la corsa, deve per forza farsi vedere lì. Passa Zanner, Boros rimane alle spalle di Bertolini, e lo svizzero Zanner che ha saltato Fontana, che non vedeva l'ora che qualcuno lo saltasse per andare un po' a coprirsi a ruota. La ruota, perché accelerazioni che hanno fatto male quelle di Bastens, che nella controprendenza si è accorto che aveva guadagnato qualche metro, allora ha spinto. Adesso lo svizzero Zanner sta cercando di andare a ricucire. Adesso qui farà il giro record sicuro, perché sta veramente spingendo fino in fondo. Adesso c'è questo margine che cerca di tenere, quindi qui adesso comincia un po' la gara vera. Bestens al fossato, ecco che arriva Zanner con Fontana, Bertolini e Boros, che secondo me sta rifiatando dopo lo sforzo del giro precedente, il giro e mezzo precedente che aveva condotto in testa. Qua sta facendo un grande sforzo lo svizzero Zanner per andare a cercare di riprendere la ruota. È molto anche reattivo lo svizzero. Sì, Weinstein, diciamo che, come l'abbiamo detto prima, è sempre stato lì coperto, ha lasciato un po' sfogare tutti, e dopo ha dato la sua stoccata. Adesso stanno facendo fatica un po' tutti a rientrargli, perché vedete che sono lì un metro uno dall'altro. Intanto Samparisi fatto un azzardo. Si complica la vita. Sì, si è visto uno schizzo d'acqua che è volato alto 2 metri, è entrato tutta nel fosso, però non è riuscito ad arrivare dall'altra parte. Ecco Bestens, 5 secondi di vantaggio adesso su Zanner, Fontana, Bertolini e Boros. Ancora lunga la gara, siamo a metà gara, però la prima zampata del campione uscente, e qui c'è un momento in cui si incrociano le traiettorie e possono verificare visivamente il ritardo che hanno nei confronti di Bestens, che adesso spinge ancora. Per adesso è un cronometro uno contro l'altro, perché sono tutti lì a 3 metri uno dall'altro, quindi non riescono a sfruttare la scia,
e quindi devono spendere tutte energie. Vedete che il lungo rapporto, guardate quanto spinge, lancia, vedete, praticamente ha fatto 300 metri di volata con il rapporto lungo, e guardate quanto ha allungato rispetto a prima. 6 secondi il vantaggio sta guadagnando il belga nei confronti del gruppetto al suo inseguimento, capitanato in questo momento da Simon Zanner, e alle spalle Zanner, Fontana, Bertolini, Borosz. Ancora sta allungando in questo tratto. Borosz era quello che l'atleta più quotato, però ha, secondo me, ha anticipato troppo l'attacco al giro precedente e adesso sta facendo fatica anche lui, ha bisogno di un giro per respirare, e intanto lui sta guadagnando. Grande, tanta velocità, grande giro da parte di Bestens, che ha alzato il ritmo, sta facendo il vuoto alle sue spalle, adesso si volta prima di prendere la striscia d'asfalto che lo porta a chiudere questo giro, e vediamo il tempo. 6.23 il giro precedente, che era stato un giro fotocopia rispetto al secondo, va a chiudere in questo momento con 6.11. Ha abbassato di 13 secondi il suo tempo. Sì, 6.11, Fontana ancora a chiudere, 6.17, 6.18, hanno tutti abbassato, ma ha messo la quinta marcia, 6.11. Adesso Borosz, dopo aver fatto un giro per recuperare, si è messo davanti lui e ha preso lui l'onere di andare a chiudere il buco, quindi vediamo come andrà, però Vincent sta veramente tirando forte. 10 secondi di vantaggio per il belga, guadagnati in un giro, e qui lo vediamo proprio dal punto di vista visivo il vantaggio di Bestens nei confronti di Borosz, Bertolini, Fontana e Zanner nell'ordine. Ma abbiamo visto anche a livello visivo Borosz. Bravo, bene qua nella contropendenza, è volato letteralmente via. Vediamo. Bertolini ancora una volta va a fare da tappo anche a Fontana, caduta di Gioele Bertolini, proprio non digerisce quel passaggio nella contropendenza che gli era già costato due o tre volte il dover recuperare. Questa volta il patatrac, abbiamo visto proprio la scivolata di Gioele Bertolini, e quindi rimane Borosz all'inseguimento di Bystens. Stavolta gli costa caro purtroppo quella scivolata lì, ma il discorso che facevamo prima delle gomme, bisogna capire Gioele che gomme ha scelto. Prima avevo detto che lui si sente molto sicuro, quindi cerca di mettere delle gomme più veloci per la velocità, però è normale che quando sei sulle contropendenze la gomma veloce e liscia non tiene niente, quindi l'errore tutti i giri ha sempre fatto il tratto in contropendenza con fatica, questa volta gli è stato fatale. Scivolata, e tra l'altro ha bloccato anche il sopraggiungere di Fontana. Qui bene sugli ostacoli Bestens, scende Borosz, scende anche Zanner, adesso Gioele Bertolini deve fare uno sforzo per recuperare. Fontana male, Fontana. Il primo, e quindi è riuscito a salvarsi. Quello che vi dicevo prima, sono troppo vicini, sono molto vicini, quindi come atterri dal primo ostacolo devi caricare subito il corpo per saltare il secondo, la seconda tavola, diventa difficile e devi essere molto lucido. Adesso Fontana non era lucidissimo, infatti l'ha sbagliata. Sta recuperando Borosz nei confronti di Bestens, ha già mangiato 2 secondi al belga, aveva un ritardo di 10 secondi e adesso siamo a 8 con alle spalle Zanner, e adesso Gioele Bertolini deve fare un grandissimo sforzo. Guardate come rilancia la bicicletta il valtellinese per riuscire ad andare a riprendere la preziosa ruota dello svizzero Zanner, che vale anche il podio. Gara ancora lunga, 25 minuti ancora di gara, Luca. Sì, la gara è ancora lunga, infatti il problema è anche questo, che qui devono dare tutto per cercare di recuperare. Soprattutto Gioele si è messo in una bruttissima situazione dove deve spendere tante energie per cercare di chiudere il gap adesso. Ecco il belga davanti al campione della Repubblica Ceca con Zanner, che lo tiene come riferimento. Gioele Bertolini non è ancora riuscito a ricucire, ma stanno pedalando veramente forte.
Qui va a levare del fango dal telaio. Finora nessun bisogno di andare a fare il cambio bici in zona. No, il cambio bici lo fai solo se hai qualche problema meccanico oggi. Non serve cambiare la bicicletta, anche perché l'unico punto dove si può sporcare è dentro nel fosso. Il fosso lo fanno quasi tutti a piedi, quindi è inutile cambiare bici. Ecco che Boros ha quasi ripreso Bestens. Importante che adesso Gioele Bertolini riesca a rientrare. Anche lui ha guadagnato qualche metro, perché sì, credo che nel momento in cui verrà raggiunto Bestens ci sarà un rallentamento, quindi Gioele Bertolini potrà approfittarne. Potrebbe essere questo lo sviluppo. Tanto non mollano Folcarelli e Samparesi, che ancora va a effettuare il fosso in bicicletta, ancora fatica e ancora perde terreno, però si vede che si diverte a fare quel passaggio in sella alla bici. Sì, probabilmente ha voglia di sporcare la sua maglia bianca di leader, perché è un fosso veramente impegnativo, con dentro 20 cm di acqua, quindi è anche fredda, come abbiamo detto prima. Lui se la sente di farlo in bicicletta, non guadagna niente, però esce comunque bene da questo fosso. E tanto qua vediamo Michele Minucci nelle retrovie, sono i corridori che stanno per essere doppiati. Elia Colella passa adesso. Infatti, grande preoccupazione di questi atleti è di non intralciare il sopraggiungere dei primi della classe. Eccolo al terzetto con Gioele sempre più vicino. Bene, bene Gioele, grande gamba, perché se rientra qua veramente bene, anche perché adesso teoricamente potrebbe esserci un rallentamento, perché dopo un giro così veloce anche loro hanno bisogno di tirare un po' il fiato, e secondo me potrebbe esserci un rallentamento, quindi favorire un po' Gioele. Ultimo sforzo per Bertolini, ma anche Filippo Fontana non è lontano. Fontana sfortunatissimo, perché si è ritrovato il telaio della bici di Gioele Bertolini sulla sua traiettoria, ha dovuto rallentare. Ecco che va a provare di ricucire Filippo Fontana. Qua vediamo proprio Bestens che controlla la posizione alle sue spalle, vede l'apparire di Boros. È che non molla la velocità, pur avendo visto che Boros si è avvicinato tanto, non cala niente, spinge ancora. Anzi, fino in fondo. Infatti ha aumentato nuovamente, con Boros che è riuscito a tenere il ritmo di Bestens, mentre Zanner ha pagato lo sforzo, appare solo adesso con Gioele Bertolini, che adesso sfrutterà la scia dello svizzero. Due coppie quindi, distanziate. Però un bene per Gioele, perché almeno ha tempo di rifiatare, si mette a ruota un attimino e recupera un po' di energie, quello è un bene per noi. Adesso è bene, sta riposando un attimino, quindi bene per Gioele. E allora, aveva chiuso in 6.11 il giro precedente, ha girato in 6.29, quindi ha rallentato Bestens, aveva bisogno sicuramente di rifiatare il sì, belga dopo il grande sforzo. Con Gioele che adesso sfrutta le traiettorie dello svizzero, però attenzione, hanno un ritardo di 5 secondi nei confronti della coppia di testa. Sì, adesso Gioele deve stare un attimo attento e capire cosa fa lo svizzero, perché se davanti rallentano gli conviene andare lui, però sembra che si ricompattino. Sì, perché c'è stato un ulteriore rallentamento. Ecco che passa adesso Filippo Fontana, mentre qui è la contropendenza che è costata parecchio. Vediamo Gioele come l'affronta. Stavolta attenzione, ha scelto di star basso Gioele. Ecco qua, come prima però l'ha fatta, l'ha scavallata questa volta, e ha passato anche Zanner. Adesso si lancia per cercare di andare a prendere la ruota di Boros, così come sta facendo un tentativo disperato Fontana di riuscire ad andare a riprendere le ruote di chi è davanti a lui. Male ancora Gioele in questa seconda contropendenza, ripassato con Fontana che si è avvicinato tantissimo. Filippo è molto bravo nella tecnica, nella conduzione della bicicletta. Qua rivediamo il disastro ancora fatto da Gioele Bertolini, ruota anteriore che va dove non deve andare. Sì, tecnicamente questa gara sta facendo veramente fatica Gioele, perché ha fatto degli errori su queste contropendenze che non sono da lui, perché lui è veramente un gatto su queste cose. Invece sta soffrendo tantissimo quella contropendenza, tutte e due, perché poi alla fine una volta sbaglia la prima, una volta sbaglia la seconda, ma l'errore lo fa sempre.
Quello gli costa caro, perché dopo deve buttare via tante tante energie per cercare di richiudere sui primi. Hanno guadagnato ancora tanto. E Mestens stanno andando il ceco e il belga con alle spalle, dovrebbe comparire Zaner con Gioele Bertolini. Sì, stanno andando perché adesso il belga si è messo a ruota, però Boros ha deciso di tirare lui questo giro e quindi comunque tiene alta la velocità. Si fa difficile adesso per Gioele poter rientrare, dopo quell'errore lì ha perso l'attimo giusto per riagganciarli. Era il momento in cui stavano rifiatando e sembravano quasi già predisposti al fatto che si ricongiungesse il quartetto in testa, invece errore Bertolini, e adesso vediamo con Gioele che sembra avere comunque più gamba dello svizzero, con Fontana che con grande volontà sta rientrando sui due. Altra splendida gara di Fontana dopo quella di Brugherio di domenica scorsa. Sì, sta facendo un'ottima gara anche lui, Filippo, molto molto dura, perché è sempre tutta, poverino, non riesce a riagganciarsi ai primi, non riesce a coprirsi e quindi deve sempre tirare lui al suo ritmo. Sta andando forte, perché tenere quei ritmi qui tutta per un'ora è veramente difficile. Adesso compare Gioele Bertolini, si volta a Bestens, lo vede in fondo al mini rettilineo qui fossato. Adesso cerca di andare lui davanti per chiudere subito il buco. È un peccato che perda veramente tanto tempo. È errore anche di Boros, scivolata però posteriore. Sì, ha messo giù subito il piede, quindi tranquillo. Si è riavvicinato nuovamente Gioele, che sta continuamente facendo una rincorsa infinita ogni giro, perché ogni giro perde secondi preziosi in quelle due controprendenze. Sì, gli è ritornato praticamente sotto adesso. L'abbiamo visto spingere bene, perché avete visto quanto è stato in piedi di più rispetto al suo avversario che lo insegue. Quando stai tanto in piedi vuol dire che hai il rapporto duro e lo lanci per tanto tempo, quindi lanci tantissimo la velocità, per quello si è riavvicinato, sta veramente spingendo anche lui. Non vuole farlo rientrare però il belga Bestens, che ha ripassato Boros dopo che Boros aveva avuto quel problema sul tornante. Adesso ha alzato nuovamente il ritmo il belga, che conosce la pericolosità del valtellinese. Quindi Bestens, Boros, Bertolini quasi però riagganciato, con Zaner che non sembra essere in grado di tenere il ritmo. Staremo a vedere. Fontana si sta riportando sulle ruote dell'elvetico. Gara di estremo equilibrio ancora un altro giro, tutto all'inseguimento per Gioele Bertolini. Adesso ce li ha nel mirino. Sì, adesso sta rilanciando veramente forte. Infatti, come avevo detto all'inizio della telecronaca, probabilmente Gioele ha scelto delle gomme più... infatti vedete che quando c'è un pezzo tecnico è sempre in difficoltà, gli scivola sempre la bicicletta, mentre quando c'è da spingere guadagna, quindi vuol dire che sta utilizzando delle gomme più veloci, che hanno più scorrevolezza però hanno poco grip. Ecco, contropendenza non potrebbe essere la soluzione, scendere dalla bicicletta. Sì, ma scendere lì perdi 3 o 4 secondi, quindi è meglio cercare di farlo un po' più piano e uscire il più bene possibile. Poi sai, con la gomma più veloce scorre di più, quindi hai più velocità in questi rettilini. Infatti lui in questi rettilini sta andando fortissimo. E quindi la soluzione per uscire nel miglior modo possibile da quei passaggi tecnici, intanto senza sosta la spinta del belga Bastens, che ha ripreso qualche metro nei confronti di Boros, che adesso ha la ruota Gioele Bertolini. Continua a spingere, un giro di riposo praticamente per il belga, il 6.29, ma adesso è tornato. Andiamo a vedere con Bertolini, che comunque può sfruttare, rimanere coperto sulla ruota di Boros, si volta alle spalle per vedere se ha fatto la differenza. Adesso avrà bisogno di un giro di recupero, di un po' di recupero Gioele a ruota di Boros. Comunque sono lì, perché a livello visivo qui davanti a noi sono ancora lì tutte e tre. 6.25 per Vincent Bestens, 6.26 per Michael Boros, Bertolini 6.23, Fontana 6.24, 10 secondi meglio di Zaner. E
ecco qua che vediamo la coppia quarto e quinto Fontana Zaner, ha dovuto fare un grande sforzo suo malgrado Filippo Fontana, perso tantissimi secondi nella scivolata di Gioele Bertolini e conserva ancora quella manciata di metri Bestens nei confronti della coppia Borosz Gioele Bertolini. Sì, ecco che però, compaiono adesso, però per noi almeno Gioele è rientrato bene su Borosz, adesso vediamo che non rovini ancora tutto nella qua, contropendenza. Qua attenzione perché è stata fatale ancora. Niente, un disastro. E veramente ci vuole anche una bella presenza di spirito perché ogni volta deve ricominciare da capo. Vediamo fin quando avrà energia e voglia di farlo. E qua rivediamo implacabile di Saia, ennesimo errore sulla contropendenza da parte di Gioele Bertolini. A questo punto forse gli converrebbe veramente scendere perché perderebbe meno tempo di quello che sta perdendo. Sì, è incredibile perché fa un giro a inseguire, quando arriva lì che è a ruota, il momento di stare un attimo tranquillo e tirare il fiato, cade e ma adesso adesso anche per il morale Luca, perché dopo tre giri, tre inseguimenti riusciti e per tre volte lì perdere, credo che il morale sia sotto i tacchi per Gioele Bertolini, a tutto vantaggio di Bestens e Borosz che adesso è praticamente sulla ruota di Bestens. Ostacoli in bici per il belga, effettua bene, ecco che compare Gioele Bertolini chiamato all'ennesimo miracolo. Ostacoli li fa bene, li effettua bene. Sì, è veramente è anche deprimente una cosa del genere, perché fare tutto un giro ad inseguire, quindi sei minuti ad inseguire e rovinare tutto in una contropendenza è veramente disastroso. Bisogna tirargli un po' le orecchie stavolta a Gioele. Bestens continua comunque testa bassa per il belga. Borosz ha quasi preso la sua ruota, deve colmare i 5 secondi di svantaggio adesso Gioele Bertolini. Eccolo che compare adesso a spingere ancora il rapporto lungo sui pedali con Fontana, Filippo Fontana che si sta trascinando sulla sua ruota lo svizzero Zaner. Alle spalle Antonio Folcarelli e Nicola Samparisi stanno facendo corsa gemella, sesta e settima posizione, poi Lorenzo Samparisi in ottava posizione, Marco Pavan nono e Davide Toniati in decima posizione. L'unico vantaggio adesso, speriamo, è che i due stranieri si tirino un po' il fiato tra di loro e abbassino un po' il ritmo. Una sorta di fase di studio, sì, tra i due, infatti. Comunque l'esperienza di Bestens che butta l'occhio per vedere dov'è la sagoma di Gioele Bertolini, che si sta nuovamente avvicinando ai due perché ha di nuovo riguadagnato qualcosa in questa fase. Sono meno di 4 secondi che lo separano, vedete come spinge bene sui pedali Gioele Bertolini, e se non ci fosse quel passaggio avrebbe sicuramente molte più energie. Grande gara anche quest'oggi di Filippo Fontana, ricordiamo under 23, il ragazzo veneto che naturalmente ambisce a fare una grande gara anche settimana prossima a Vittorio Veneto. Lui sì, che gioca è di casa. Gioca in casa, soprattutto conosce il percorso benissimo, conosce tutte le curve benissimo perché si allena sempre lì su quel percorso, quindi giocherà in casa e sarà l'uomo da battere. Oggi sta facendo una splendida gara, quarta posizione per Filippo Fontana, Bestens, Borosz, Bertolini, Fontana, Zaner, poi Folcarelli, Samparisi, Nicolas, più distanziato Lorenzo Samparisi, e a chiudere i top ten Marco Pavan, sempre quei 4-5 secondi a separare la coppia di testa dalla rimonta di Gioele Bertolini. Lo vediamo qui, comunque grande prova dal punto di vista mentale, perché sì, ci crede ancora fino in fondo, cioè non desiste. È veramente forte, perché non, con tutto quello che gli è successo poteva anche mollare, invece no. Il belga sembra che ha rallentato un attimo e adesso torna il cieco davanti, quindi
non bene per il nostro, ma sembra che c'è un problema il belga, perché continua a guardare la bicicletta sotto, controlla, non so se controlla la gomma o qualcosa. Vediamo. È già la seconda volta che lo vedo che guarda in basso la bicicletta, o ha un problema alla catena o qualcosa sta succedendo. E adesso sarebbe importante per Gioele riuscire a guadagnare qualche metro prima della fiammata finale. Boros adesso spinge, prima posizione, sta rifiatando il belga alle sue spalle. Sembra però meno incisivo il ritmo di Boros rispetto a quello di Bestens. Sì, beh, sicuramente sì, non ha la stessa gamba del belga, infatti il ritmo è un po' più basso. Questo va a vantaggio del nostro Gioele, perché ha la possibilità di rientrare per l'ennesima volta. Eccolo qui, però attenzione perché si voltano, suono della campanella, adesso ci sarà la fiammata finale. Gli incitamenti del pubblico per Gioele Bertolini, è lì attaccato. 2-3 secondi di ritardo, non di più, però attenzione perché adesso ci sarà l'accelerazione da parte di Boros. Adesso non è più tempo di calcoli, chi più ha più va in questo ultimo giro ciclocross del ponte. Gioele Bertolini è riuscito ancora una volta a riprendere la posizione di testa, pubblico tutto per lui, ma c'è quel passaggio tecnico che non ha digerito, e tra l'altro si accumula anche il pensiero nella sua testa del poter far male, e quando pensi di poter far male fai male. Intanto sì, ma un ragazzo con l'esperienza che ha lui non può fare tutti i giri lo stesso errore sempre, deve stare un attimo tranquillo, usare la testa e non commettere lo stesso errore per la quarta volta di fila. Eccoci nel momento della verità per Gioele Bertolini, va giù, vediamo come passa. Fatica, ma perlomeno non sì, perde. L'ha fatta un po' più tranquillo, infatti ha perso quei 2 metri, però perlomeno è lì ancora attaccato. Adesso speriamo. Qua seconda contropendenza, passa bene Boros, passa bene Bestens, passa bene anche Gioele Bertolini. Bene, dai, bene. E allora adesso ultimo giro, tutto da vivere. 3 corridori per la vittoria. Ciclocross del ponte, Faedio Derzo, 18ª edizione. L'anno scorso ha vinto Bestens, 2 anni fa vinse Gioele Bertolini, c'è Michael Boros davanti, un terzetto, campione della Repubblica Ceca davanti, il belga in terza posizione, per un finale tutto da vivere. Gioele Bertolini in maglia tricolore. Bene, perché Gioele adesso ha la possibilità di rifiatare un attimo, vedete, ecco, che no, subito. Va subito. No, va bene perché lui fa un ritmo un po' più basso e respira in queste curve. No, va bene, ha fatto una cosa molto molto intelligente. Adesso farà gli ostacoli in bicicletta, vediamo se la rischia. No, scende. Sì, no. Lui salta, grandissimo. Scende Boros, no. Scende anche Bestens che li aveva sempre fatti. Grande abilità tecnica, e qua rilancia. Ha dimostrato di avere una grande gamba Gioele Bertolini. Bene Boros che rimane franco bollato. Ha fatto un po' più al vento Bestens. 3/4 di questo rettilineo in piedi a rilanciare la velocità, vedete che infatti ha allungato i 2 stranieri, li ha messi fuori scia, e questo è importante perché ha una grandissima gamba Gioele oggi. Peccato veramente per gli errori che ha fatto, ma a livello di prestazione direi super Bertolini. Ancora a rilanciare l'azione Boros, si deve impegnare, non vuole concedere neanche un centimetro a Bertolini, sta pagando qualche metro Bestens, che comunque è ancora lì l'esperto belga. 3 corridori a giocarsi la vittoria, splendido. Poi qui vediamo Zanner, quarta posizione, con Fontana che ha perso metri. Filippo Fontana ha perso metri e compare solo adesso Filippo Fontana. Ecco che ricompaiono i 3 battistrada, Gioele Bertolini sempre a spingere, a rilanciare la bicicletta. Grande reattività da parte del valtellinese. Boros bene lì a pochi centimetri dalla ruota di Gioele, e poi Bestens. C'è un momento in cui si può fare la differenza, Luca? Sì, negli ultimi 2 rilanci. Gioele ha già perso questa gara purtroppo in volata, quindi sa che portare questi 2 stranieri in volata è sempre un rischio. Infatti sta cercando di allungare adesso.
vediamo se avrà bisogno di tirare il fiato, però la condizione c'è e la gamba c'è, perché vedete che sta tirando veramente forte. Fa fatica, stringe i denti Boros per tenersi nella scia di Gioele Bertolini. Fossato, nessuno dei tre azzarda il passaggio in bicicletta. Molto reattivo Gioele Bertolini a salire sulla bici, a spingere. Attenzione a Bestens che passa all'interno con grande facilità Boros. E adesso c'è il belga sulla ruota di Gioele Bertolini. Ha perso qualcosa Boros nel fossato. Ha perso nel fossato qualche metro. E Gioele Bertolini con alla ruota il belga che qui lo ha battuto in volata. Ancora grande finale Gioele, bravo, reattivo, spinge, sentite il pubblico accompagnato dal boato, spinge Gioele Bertolini, guadagna qualche metro, attenzione però arriva di nuovo sotto Besten, sono attaccati tutti e tre. Ancora Gioele a rilanciare l'azione, a mettere tossine nei muscoli degli avversari. Questi allunghi fanno male, fanno male un po' a tutti, anche Boros è lì ma non sono in scia bene, fanno veramente fatica a stargli sotto. Ecco che adesso sbucheranno il adesso questo fosso sarà importantissimo. Gioele lo passa bene Gioele, via giù Watt. Bene Gioele Bertolini, però bene anche Bestens che è nella scia. Mamma del Valtellinese e addirittura smette di pedalare Bestens con Boros che sembra non riuscire a tenere il ritmo di uno scatonato Gioele Bertolini. Siamo vicinissimi al momento della verità. Gioele ancora bene questo fosso, molto bene anche il belga. È un duello che a Fedio Derzo si è già vissuto. L'ha spuntata il belga l'ultima volta. Andiamo a vedere, Boros sembra aver alzato bandiera bianca. Gioele Bertolini, Bestens sempre alla sua ruota. È una volata adesso lunga, ma è una volata spezzata da un fosso, quindi agli ultimi 150 metri c'è questo fosso da fare di traverso molto veloce, quindi non è proprio, infatti il belga cerca di passarlo subito, prima del fosso, guardate l'anticipo, eccolo. Che va, si butta dentro Bestens, spalla a spalla, dentro Bestens, dietro Bertolini, dietro, ecco il rettilineo. E va a lanciarsi Vincent Bestens, terza vittoria per il belga, ancora lui, splendido Gioele Bertolini, vince il ciclocross del ponte, Vincent Bestens, applausi per lui, per un Gioele Bertolini combattivo, seconda posizione, e arriva terzo Michael Boros, grande emozione, sapeva Gioele Bertolini che non poteva portarsi alla ruota sull'ultimo rettilineo il belga, però è già la seconda volta che la perde in volata, però purtroppo oggi più di così non poteva fare, perché con gli errori che faceva sulla contropendenza, che ha fatto sulla contropendenza, ha dato veramente tanto, è stato il più forte ma non ha vinto lui. Purtroppo la legge del ciclocross è anche quella, quando commetti gli errori li paghi. Intanto arriva Fontana, Filippo Fontana, splendido quinta posizione, applausi anche per il ragazzo di Vittorio Veneto. Bellissima prova per Filippo Fontana, quinto al traguardo. Intanto noi stiamo vedendo il replay, quindi adesso sei in attesa di vedere arrivare Nicola Samparesi. Bella comunque, guardando al futuro, qua c'è il duello Samparesi-Folcarelli, sesto e settimo. Beh, è stato veramente una gara entusiasmante per noi, peccato per gli errori di Gioele, però ci fa ben sperare, perché la condizione è veramente in crescita come ci aveva detto prima della partenza, e quindi ottima prestazione di Gioele, grande equilibrio e una splendida vittoria per il belga Bestens, terza vittoria in un percorso che ama. Qua rivediamo l'arrivo tra gli applausi del pubblico per un volitivo Filippo Fontana che sta crescendo. Anche Fontana è stato bravissimo, ha dato tutto quello che aveva, è sempre stato lì purtroppo al vento a cercare di recuperare. Non è facile, perché comunque sono gli stranieri qua, vanno veramente forte, sono di una buonissima categoria a livello internazionale. Bene comunque Gioele Bertolini, abbiamo detto del suo programma stagionale, intanto continuano ad arrivare atleti.
dopo Folcarelli ottava posizione per Toinatti, poi Lorenzo Samparisi e Cristian Cuminelli decimo a chiudere, poi Pavan, Martino Fruet appena arrivato come Samuele Leone. Intanto vediamo la riproposizione filmata di quanto è successo in questa 18ª edizione del ciclocross del ponte da Fedio Derso tra i vigneti del Glera del Prosecco, con la bella partenza di Nicolas Samparisi. E qua gli ostacoli. Sì, qui tutti gli ostacoli dei ragazzi, il fosso, vedete che Gioele poi alla fine ha corso bene, peccato proprio per quegli errori lì, si era messo in un'ottima posizione, una conduzione di gara veramente ottima. E qua vediamo il vetico Zanner sempre nelle prime posizioni, il drappello dei sette con Fontana, con anche Samparisi e Folcarelli che sono rimasti attaccati con lo scotch al gruppo dei migliori. E qui è il momento in cui c'è il primo allungo del belga Vincent Bestens. Più che il primo allungo del belga è la prima difficoltà di Gioele, perché ha cominciato lì la prima volta, l'ha fatto maluccio e ha perso qualche metro, e da lì in poi ogni giro un disastro, perché ogni giro ha sempre peggiorato il passaggio di quella contropendenza. Questa, ecco, questa e qua è uno dei disastri. E adesso potremo chiederlo direttamente a lui, che ci ha raggiunto prima di salire sul podio, secondo gradino per Gioele Bertolini. Stiamo riguardando la tua gara, giro un inseguimento, Gioele. Stiamo riguardando i tuoi disastri. Sì, veramente, Gioele. Ciao a tutti per prima cosa. È stato abbastanza un incubo, posso dire, con la contropendenza oggi. Non mi entrava, l'ho provata in tutti i modi, sopra, sotto, ho copiato le traiettorie degli altri. Ogni giro lì sbagliavo e credo di aver buttato via la gara proprio su quella contropendenza lì oggi. Hai dovuto fare una gara 20 secondi più veloce di tutti gli altri, dico bene Luca? Perché... Sì, assolutamente, questo ci fa ben sperare, perché la gamba è veramente buona, perché ti abbiamo visto pedalare bene. Peccato perché la gara l'hai persa proprio su quella contropendenza, tutti quegli errori alla fine sono stati pesanti da recuperare e li hai pagati pesantemente. Sì, ho sbagliato veramente tanto, poi forse l'ultimo giro ho attaccato un attimo troppo presto, ma mi sentivo abbastanza bene, volevo provarci e... Ancora un ennesimo secondo posto, posso dire, qui a Fedio Derso, ne ho collezionati tantissimi, però dai, è la mia terza gara, vuol dire che sto crescendo pian piano. Bastains oggi è andato veramente forte, Boros idem, sono due atleti di caratura internazionale che hanno già fatto bene in questa stagione, andiamo avanti così. Bene, complimenti. Bene, complimenti a Gioele. Quando ti rivedremo, Gioele, nei campi di gara italiani? Ma ci rivedremo a Vittorio Veneto settimana prossima e poi credo che sarò al via alla Coppa del Mondo in Amur per poi fare ancora il calendario italiano e qualche gara svizzera fino al campionato italiano. Quindi lo rivedremo in diretta sugli schermi di Rai e Rai Sport, Gioele Bertolini, settimana prossima. Vincent, il vincitore. Bastains, abbiamo qui anche Michael Boros, ma prima the winner, il vincitore Vincent. Tu conoscevi veramente bene, did you know very well the race and the purpose in the last corner, you prefer to anticipate Gioele Bertolini to come first in the last 100 meters. Se conoscevi bene il percorso, hai voluto anticipare Bertolini per uscire primo nel rettilineo. Yes, a few years ago I had the same sprint with Francis Mouret, and I also I knew I need to start first because it's not so long piece anymore, and when you take the last ditch really fast, then you can make the gap on the end and then you can finish it off. Ok, translate, sì, conoscevo perché ho fatto un arrivo simile col francese Mouret qualche anno fa, sapevo benissimo che non è lungo questo rettilineo, quindi bisogna prenderlo in testa, è stato molto intelligente, very clever, veramente intelligente, ma good legs also, anche buone gambe ci vogliono. Actually not so good legs because I came from Calpe, from training, and I didn't have the best feeling. But it's a hard race, nice race, and I'm always happy to take the win. Ok, sì, non al meglio le gambe perché sono reduce dal ritiro di Calpe dove ho lavorato tanto, però ama questa gara, la terza vittoria, complimenti a Vincent Bestens. Michael Boros, altro protagonista internazionale, the last lap, fatal last lap for you, l'ultimo giro è stato fatale per te. Yeah, it was really really fast for me, and I didn't feel that good anymore because I was racing yesterday in Czech Republic,
so I last lap it was over for me. Allora traduciamo le parole di Michael Borosz: è troppo veloce, ultimo giro fatale, troppo veloce per me, anche perché ho gareggiato ieri in Repubblica Ceca, quindi ho sentito anche la fatica. Bastens Bertolini, what do you think about the race, about this race? Cosa pensi di questa gara? Yeah, it was nice, fast race, and yeah, I enjoy every meter of the race, and yeah, I was happy that I could come to race here. Allora, spero di ritornarci. Mi è piaciuta molto, molto veloce, veramente bella, e lo lasciamo al podio. Go to the podium. Congratulations a questo ragazzo che è campione della Repubblica Ceca, ha dato il via a una spettacolare comunque gara con Gioele Bertolini, che abbiamo sentito proprio dalla sua voce non riusciva a comprendere come affrontare quella controprendenza che alla fine è stata fatale per il risultato finale. Bellissimo, perché si è reso conto del disastro che ha fatto, perché la gara veramente l'ha persa lì. L'unico giro che l'ha fatta bene è stato il primo giro, e l'ultimo giro l'ha un po' mediata, ma il resto è stato veramente un disastro e gli ha rovinato tutta la gara. Non so se riusciremo a mostrare il podio, manca pochi secondi. Allora, Mirko Barattin ci ha raggiunto, l'organizzatore del gruppo sportivo del Ponte. Vogliono tornare i campioni stranieri per una rivincita l'anno prossimo. Noi ci vediamo col Masterclass settimana prossima a Vittorio Veneto, per la grande chiusura. Ci vediamo domenica prossima a Vittorio Veneto. Io vi ringrazio per queste due bellissime ore. Noi siamo qui anche l'anno prossimo, pronti ad accogliere questi campioni e a vedere uno spettacolo come quest'oggi, incerto fino alla fine. Ha vinto il belga Vincent Bastens davanti a Gioele Bertolini, e terza posizione per il ceco Borosz. Grazie a Luca Bramati. Grazie. Appuntamento giovedì alle 19 con Radio Corsa per il grande ciclismo. Buon pomeriggio a tutti voi.